E quello che state ascoltando è Gattai! Gattai! Tatakai! E il mio giapponese si ferma. Non mi fa condividere. Ciao Facebook, sei un amico. Sei un amico, quello che state ascoltando è Fumble GDR e ci trovate ovviamente su FumbleGDR.it e su QWERTY.it. Eccolo! Sei riuscito lo stesso a far partire l'audio del video, anche con le cuffie. L'hai condiviso a tuo modo. Anche con le cuffie sei riuscito a farlo partire lo stesso. Io non so come tu faccia, ma ringraziamo Roberto per... Adesso spiegami perché Facebook, se abbasso il volume e tolgo le cuffie, lo resetta. Perché non è Facebook, è il telefono. Ciao telefono, benvenuto. E lo fanno tutti a i telefoni. Fumble! Comunque, quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. E questa sera giochiamo a Gattai. Se siete degli ascoltatori affezionati di questo podcast, sapete già che cos'è. Se non lo sapete, preparatevi a un tripudio di nostalgia anni 70. E strilli. E abbassate leggermente il volume dei vostri microfoni. Sì, perché i vostri microfoni no, possono, potete tenerlo anche alto. Però. Possono abbassare anche il volume dei loro microfoni. Va bene. Perché no? Possono anche alzarlo. Certo. Le cuffie no. Comunque, Gattai è il gioco di robottoni giapponesi componibili anni 70. Quindi si urla un sacco e si tirano valangate di dadi. Io non sono riuscito a giocarci l'ultima volta in puntata. Ma dato che l'estate è una tiranna per tutti noi, questa volta ti becchi anche tu Gattai. E queste sono le schede. Quelle sono le schede. Gattai al momento lo trovate ancora su FumbleGDR.it, la versione base da scaricare gratis, ma ne uscirà una versione più deluxe per Luca insieme a Clotos. Quindi ma l'hai già fatto provare il gioco per gioco d'azzardo con tutte ste fish? Puoi anche non usare le fish, pensa a me. Puoi anche usare i soldi. Puoi anche usare i soldi e il master vince. Ok. È così. Purtroppo è uno di quei giochi che funziona così. Ma puoi avere puoi avere un master sotto di te di cui prendi anche una percentuale dei suoi introiti, tipo schema piramidale. Beh, certo, chiaramente sì. Anzi, Gattai si basa principalmente su questo. No, comunque, bando alle ciance e ciancio alle bande. È arrivato il momento di fare i personaggi. Personaggiamo. Tu quale fai? Allora, Gattai è un gioco basato sugli stereotipi. Questo è il manuale, se non l'avete mai visto. Vuol dire che non siete mai venuti alle fiere. Alle fiere dove c'era. E diciamo che invece che avere le razze e le classi, ha uno stereotipo. Per cui sceglietevi il carattere del vostro personaggio, la razza del vostro personaggio, la stazza del vostro personaggio e l'età del vostro personaggio. Questa è la versione advanced. Nella versione base sono solo 5. Umano, adulto, grasso come sono io stasera perché mi sento gonfio che ho mangiato troppo. E dai, quale scegli dei caratteri però? Quello ci stavo pensando. Comico e testardo. Ok, allora io faccio il cupo riservato. Adulto. Medio. Medio man. Alieno. Ah, partiamo proprio con gli alieni. Ottimo. Non sei tu quello che hai detto. Ma no, facciamo gli ultimi rimasti sulla Terra. Io sono l'alieno, quello che ha tradito, cupo e pensieroso, perché okay. Ha tradito gli alieni e con gli umani ne sarà valsa la pena. Non hanno speranza gli umani di vincere. Eppure ho visto qualcosa negli umani che... Vabbè. No. Sì, no, vai. Se no faccio l'umano. No, fai come vuoi. Che mi hai detto tu, facciamo gli umani gli ultimi rimasti. Ma perché devono esserci gli altri morti, la tragedia. Ah, ok. Va bene. Fai come vuoi, Roberto. Il gioco non cambia, per fortuna. Il mio colore iconico sarà il verde. Ok. Perché sei un omino verde. No. Come nella sigla di Braiger. Che colore sono gli alieni qua? Grigiolini, ma sono umani. Di aspetto, okay. Però grigi di pelle. Il verde perché è il ricordo del pianeta prospero e funzionale dove vivevano prima di decidere di distruggere gli umani. Ok, quindi sei un kenoviano. Kenoviano, quindi sono verde kenovia. Verde kenovia. Kenoia, verde kenoia. Il tuo oggetto iconico. Allora, alcune di queste cose... Hai detto cose... che sono umani, no? Gli alieni sì, qua hanno solo la pelle... grigiastra.
Perché, intanto vi spiego a chi non conosce il gioco perché scegliere queste cose. Perché ognuna delle cose che mettete in campo quando fate le azioni è un dado in più che tirate. E sono anche, tra virgolette, i vostri punti ferita. Perché se fallite l'azione, dovete cancellare una di quelle cose che avete usato che non potete usare fino alla fine del combattimento. Quindi, sapere che sei un adulto, che sei cupo e riservato e che il tuo oggetto iconico è, non lo so che cosa stai scegliendo, ma lo stai scrivendo adesso, quindi ce lo puoi dire, un ciondolo a forma di trivella. Ok, leggevo mivella, dicevo. Ok, io stavo per scegliere un cappello da cowboy. Va bene anche il cappello da cowboy, ad esempio. Ciondolo, se dici... a forma di trivella rimasto da un l'umano che mi ha fatto decidere di cambiare fazione. Ok, umano ad esempio il cappello da cowboy di Simone è facile usarlo per prendere la mira. Mira. Ad esempio. In realtà sarà per lanciare il laser del robot. Beh, va bene anche quello, va benissimo anche quello. Tutte queste cose quindi sono importanti perché sono le vostre abilità, oltre che alla definizione della vostra fisicità. Sport football americano. Arti marziali. Poi scienze. E tutto questo faceva parte della scheda del pilota, di cui ancora vi manca il nome, immagino. Sì. Ma abbiamo una tabella per generare i nomi casuali giapponesi, se volete. In più, ovviamente, essendo voi piloti di robottoni giapponesi componibili degli anni 70, avete una parte della scheda del base scientifica del vostro robot. Però il lobby è il nostro. Il lobby è il vostro. Cos'hai scelto tu? Di hobby? Sport, mm-hmm. Football. E scienza? E scienza ancora non no. No, a parte lui un hobby. Ha preso un hobby. Ah, è uno tra tutti. Sì. L'hobby è uno. E l'hobby è uno. Cioè, se non sfigato, per una cosa non la puoi fare. No, allora spazio. Hobby spazio. Scienza. Nella scienza c'è dentro un po' tutto. Ah, spazio. Spazio. E dovete compilare adesso la parte del robot. Su questa mettetevi d'accordo ancora di più. Perché oltre a scegliere il tipo di modulo del vostro robot, che quindi quando vi componete sarà quello che gli darà un certo tipo di potere, dovete anche decidere il nome del robot e il tema del vostro robot. È un robot egiziano, è un robot a capofantasmi. Il robot egiziano l'abbiamo già fatto. Allora, io so. Il mio nome è Kazuki Nakashima. È il nome che ha preso di dell'umano che è morto prima che cambiasse fazione. Ha il generatore? Certo che ha il generatore. Lui sì. Ho fatto un manuale in cui c'è appunto anche il generatore. Mettiamo in uso il generatore per il nome. Tira 3 dadi da 6. 7. Koji e ritira Texano Koji. Vabbè, come nella miglior tradizione. Koji Mayumi. Mayumi. Koji Mayumi. Base scientifica. La base scientifica. Allora, la base prima scientifica, scegliamo il tipo di robot. Esatto, dipende un po' da quello. Allora, qual è l'ambientazione generica che hai detto? È terra distrutta. L'hai deciso tu, okay, perché me l'hai chiesto tu, quindi okay. Vedi tu. Allora, dico io. Terra distrutta, i pochi umani rimasti sono costretti a rifugiarsi in dei bunker nascosti e a poter uscire all'esterno solo la notte più buia, quando c'è la luna, un cielo senza stelle e la luna è coperta. Mm-hmm. E la base scientifica, quindi tema è comunque post-apocalittico, gli alieni hanno conquistato il mondo e bisogna stare attenti a come ci si muove. Un po' alla Baldios. Sì. Oh, aspetta, come si chiamava la base di Stargate? Quella nel Grand Canyon, nella montagna. Mi stai chiedendo qualcosa di troppo. È vero, perché era americana, mi è venuta in mente quella. Secondo me potrebbe starci tipo su un qualcosa di naturale, comunque, la base scientifica, che ne so, tipo dietro un da sotto un lago o nel deserto alla Jeju o nello Yellowstone. Tipo in un lago nel parco, in un parco naturale. È che usiamo l'energia vulcanica come fonte, okay, di energia, quindi lo Yellowstone. Quindi la base scientifica qua dobbiamo mettere dov'è o cos'è?
come si chiama? Se è la base di ricerca sull'energia fotoatomica, è abbastanza autoesplicativa. Fotoatomica! Eh sì, chiaramente, è un cartone giapponese, quindi è fotoatomica. Base dell'energia geodetica. No, secondo me deve avere un nome più metaforico. Più metaforico. Tipo ultima candela. Sembriamo dei cuoci di Warcraft. O l'ultima speranza. Oppure qualcosa tipo... non so. La miccia in fondo. In genere il nome della base scientifica o è un nome che è assolutamente... letterale, di quello letterale che è. Oppure che non c'entra assolutamente nulla. Tipo, facci due esempi di basi scientifiche. Ad esempio, la base appunto di ricerca sull'energia fotonica era quella di Mazinga. Ah. Se vai invece... Come si chiama quello del cattivo, dello stesso cartone? Del dottor L. Era la base dei micenei, però non mi ricordo che non c'entra un cazzo con i robottoni. Come no? Si capisce certo. Molto dopo. Il grande tempio, allora, si non c'entra un cazzo. Alcune sono i nomi delle astronavi che portano in giro il robot e che quindi sono la base bianca di Gundam, che non è proprio un robottone componibile, però per dare l'idea. La base bianca. Più generico di quello non sono riusciti a trovarlo, quindi... La riserva gialla, Yellowstone. Così già sanno dove siamo. Non ho detto stone, non ho detto la pietra gialla, quindi ci si salva. Zanna gialla. Zanna gialla. Ben non vedo, mettiamo tutta la puntata per decidere. Ultima torcia. Ultima torcia. Come consigliano noi, ultima torcia. Ultima torcia. Vediamolo. Facciamo prima. Così arriva subito la SIAE, come dici. Perché dovrebbe arrivare la SIAE? Ultima torcia non è il nome del gioco di ruolo. Perché c'entra la SIAE? Ah, giusto. Vabbè, allora, dai. Nome del robot, che è quello fuso, no? È quello unito. Fuso. C'è il generatore? C'è il generatore. Usiamolo. Chi vuole tirare tre? Magari io facciamo al meglio delle tre. Perché non mi rompo. E sono tre pezzi. 12. 16. 12, 16, 6, 8. Rai Toganus. 14. 16. 16. Tetsutogan. Tetsutogan, dai, vai, diamo l'ultimo, adesso mi sfizio. 13, 11, 4. Megatrotter. Tetsutogan. Il generatore è fatto con pezzi di nomi veri di robottoni degli anni 70-80. E dovete scegliere ancora il nome del modulo e il tipo di modulo del vostro pilota. Io faccio una delle marchette terribili al mio, quello di cui conosco meglio e il mio preferito sui robottoni. Mm-hmm. E quindi il nome del mio modulo sarà Perforatore di Cieli. Quando hai messo il ciondolo a forma di trivella non avevo dubbi che saremmo andati a parare lì. Chiaramente mi rubo immediatamente il modulo volante. Chiaramente. Perforatore di cieli? Vabbè. O armamentario. Gurren Lagann. Tengen Toppa! Gurren Lagann! Nome del modulo... Io scegli i nomi sempre frana. Sì, aiutami tu, Caos! No, purtroppo il generatore di nomi del modulo non c'è, perché alcune volte vanno da... dalle cose tipo Getter 1, Getter 2, Getter 3, avevano allora, il Jaguar, il Bear e l'Eagle che non c'entrano nulla. Machine Gun, modulo armamentario. Va bene. In più dovete scegliere tre armi speciali. Queste ci sono. Possono anche non essere armi, giusto? In che senso? Tipo, io posso avere un'arma attivazione vocale che sia la manovra ultra rapida! Certo. Okay. È comunque un colpo speciale, un'arma speciale, chiamala come vuoi. Infernale.
Io li ho scelti. Ricordatevi che c'è sempre l'ottima catena a catena e il fulmine elettrico. Quindi esiste veramente la catena a catena? Certo che esiste cartone, veramente. Vero? No, esiste nel mio... Ah, nel tuo... C'è anche la fiamma di fuoco, se è per questo. No, il mio è una che è Sfondamento dei cieli, l'ira di Kazuki, che in realtà sarebbe l'ira di Kamina, ma... Visto che nel mio mondo si chiama Kazuki. Il bazooka rotante come funziona? Beh, lo descrivi tu dopo come e manovra ultra rapida. Perché faccio per minare e lancio il bazooka. È una manovra tipicamente aliena che io ho imparato nel cielo di Voss. Va bene. Tira a caso. Mossa tira 4 dadi da 6, Simone. Ah, uno l'avevo scelto, però sì, 4 dadi. Ti vedo un po' in difficoltà. Una scegliela con un nome normale. Missili infernali. Ah, ok. Una l'avevo scelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se mi dici quanto hai fatto, 9. Frusta. Qua è maglio. Questa è la versione aggiornata. Quindi fate okay. Quella. Maglio. 4 di 6. Maglio 6. 7. 7. 7. Maglio perforante. Proprio perfetto. Grande classico dell'animazione giapponese. E te ne manca una, no? Sì. Intanto scorri. No, 11, 14. 14. Tornado. 14. 8, 10, 14. Supersonico. Ma sì. Mossa finale. La mossa finale. La mossa finale la dovete decidere insieme. Beh, mischiamo due mosse. Io sicuramente con Sfondamento dei cieli e una tua che può essere o qualcosa sul metallo tipo Sfondamento supersonico. Qualcosa sul metallo. O Sfondamento infernale. Oppure può essere Tornado dei cieli, Maglio dei cieli, Missile dei cieli. Intanto rispondendo a Mirko Susek che ci sta ascoltando, questo gioco è Gattai, che è un gioco di robottoni componibili giapponesi degli anni 70 che ho scritto io. Dai. Dobbiamo urlarlo però. Lo so. No. Io andrei per Tornado dei cieli. Tornado dei cieli però, ci voleva Manto qui. Ciao anche a Pietro che è rimasto impressionato dal cliffhanger e non sa se resisterà un mese ad aspettare la leggenda dei Cinque Anelli. Addirittura te tocca. E tra l'altro il Tornado dei Cieli è una mossa che è completamente contro di noi se fosse una situazione più o meno reale, ma visto che di solito almeno credo, poi Claudio è l'esperto, quando fanno la mega mossa finale è difficile che non sia finita lì. Certo, infatti la meccanica della mossa finale è che se riuscite a fare attivare la mossa finale, non importa quanto ancora resistente sia il nemico, muore. Ok, quindi con la nostra mossa finale che è Tornado dei Cieli, noi ci scomponiamo. La mossa finale fa tutta una cosa e poi ci scomponiamo tornando nei moduli base. Che ovviamente non va benissimo perché tanto non devi combattere di nuovo dopo per riagganciarti. Giusto. Quindi mi ripetete un secondo che tipo di robot siete voi? Volante? Sì. E lui armamento. E io armamento. Ok, perfetto. Un super caccia praticamente, un super bombardiere. Sì. Molto americano. Ma difatti il Tornado dei Cieli è che ci scomponiamo, io inizio a girargli intorno creando un tornado. No, creando un tornado e tu ti metti sopra nell'occhio del ciclone sparando tutto che viene contenuto dal tornado e quindi esplode tutto dentro. Vabbè, bello, bello. Come funziona la mossa finale? Funziona che deve essere l'ultima parte della sessione, che non può succedere all'inizio. Beh. E dovete fare più di metà dei vostri dadi 5, 6 con almeno in realtà metà dei vostri dadi, non più di metà, anche se la metà esatta va bene lo stesso. Ok, quindi se io con un tiro faccio 3 6 su 6 dadi, tu fai 3 6 su 6 dadi, parte la mossa finale. Uno di voi due. Uno di due. Ah, basta che uno solo di due sì. Lo faccia. Sì, se no ciao, cioè non succederebbe questo, mai. Questo perché all'inizio tirate tantissimi dadi, più va avanti invece meno dadi tirate perché siete più feriti e quindi è più facile che si attivi la mossa finale. Ok. Sembra che non ci abbia pensato, ma invece ci ho pensato. Allora, pianeta Terra, anno 2049. I Kenoviani hanno assaltato la Terra, il pianeta azzurro, alla ricerca di risorse che permettessero
a loro di sopravvivere alla guerra civile che li ha consumati. Hanno trovato nella Terra un pianeta presumibilmente facile da conquistare. Le risorse della Terra sono facili, c'è anche un film. Esatto. E hanno deciso di portare un attacco planetario in modo da decimare la popolazione mondiale e prendere le risorse con estrema facilità. Il loro attacco è riuscito alla perfezione e infatti l'umanità è in buona parte ormai sterminata, estinta, si potrebbe quasi dire. Rimangono solo pochi piccoli gruppi di resistenza. In particolare, ovviamente, la nazione giapponese è la più robusta e la più difficile da eliminare grazie al loro spirito di sacrificio e di impegno in qualunque cosa facciano. E voi fate parte di questo gruppo di resistenza. In particolare, Koji Mayumi. Koji ha trovato in Kazuki un amico inaspettato. Racconta un attimo, Kazuki, come hai deciso di passare dalla parte degli umani, perché tu in realtà sei un alieno. Sì, Kazuki era uno dei più grandi ingegneri e piloti, perché gli alieni vengono addestrati, i kenoviani vengono addestrati più discipline. Uno dei più grandi ingegneri, piloti, combattenti dell'armata kenoviana. Ha partecipato ai primi attacchi che ci sono stati alla Terra, vedendo scene da genocidio, donne e bambini radunati nei villaggi, esterminati dalle armi laser, intere bombe lanciate su centri abitati per ridurre la resistenza che gli umani stavano cercando di dare contro i kenoviani. Lui ha sempre abbracciato il governo kenoviano, gloria a Kenovia, fino a che non ha incontrato un umano, il vero Kazuki Makashima, che dopo averlo catturato e avendolo avuto la sua mercé tempo che voleva, Kazuki si era già dato per morto, per spacciato. Ha inviato il segnale che mandano tutti i kenoviani quando vengono catturati o uccisi, quindi per i kenoviani è morto. E quando i kenoviani hanno finalmente trovato la base di ricerca, hanno attaccato e Kazuki ha deciso di liberarlo. Ovviamente io ho cercato di ucciderlo per scappare, ma mi ha battuto di nuovo e mi ha ridato una mano per alzarmi. Io mi sono lanciato di nuovo con l'ultima forza, cercando di abbatterlo di nuovo perché è un nemico. Me le ha date di nuovo di santa ragione. Mi ha ridato la mano per alzarmi, fino a che, stordito e anche completamente interdetto da questo umano, lui l'ha guardato, si è messo i suoi occhiali da sole, ha sventolato il mantello dietro di sé e con le ultime parole, alzando il dito al cielo verso la bomba che stava cadendo in quel momento, e fa: questo posto non è solamente per gli umani, questo posto è per ogni forma di vita, proteggilo. E mentre l'esplosione ha distrutto la caverna con l'altra base di ricerca che c'era, quando si è risvegliato l'alieno, di cui non si sa il nome, si è ritrovato coperto con il mantello e con il cadavere di fianco dell'umano che, nonostante tutto, l'ha salvato di nuovo. Ha deciso di prendere il suo nome e di camuffarsi, visto che passa molto facilmente per un umano e probabilmente lui non sa ancora se sono stati catturati alieni, che si può permettere di capire se si sa che sono molto simili agli umani. È andato, ha cercato di combattere i kenoviani. Ha combattuto i kenoviani per un po', fino a che è riuscito in qualche modo ad entrare alla base di ricerca, l'hanno sgamato, ma già si era reso utile. E quindi un po', sia più per averlo a portata d'occhio che per altro, l'hanno tenuto lì. Lui si è costruito, ha aiutato a costruire il proprio modulo usando tecnologia kenoviana,
e adesso è un membro della squadra, anche se la squadra da 5 che erano all'inizio adesso sono rimasti solo in 2. Tra l'altro la squadra all'inizio è stata addestrata duramente dal professor Hiroshi per imparare a guidare un macchinario che è ancora in fase sperimentale e che ancora non siete riusciti a padroneggiare pienamente. I Kenoviani hanno ovviamente saputo di questo tentativo degli umani di opporsi alla loro potenza e hanno inviato prima delle spie all'interno della base. Poi hanno rapito. Lì c'è ovviamente stato l'episodio in cui sospettavano di me. Chiaramente. Non sono grigio, sono solo rachitico. No, sospettavano di me, poi in realtà io li ho aiutati a trovarle. Hanno rapito il figlio del professor Hiroshi e hanno estorto a lui tutte le informazioni che potevano su Tetsutogan prima di ucciderlo. E il professor Hiroshi ha deciso che non avrebbe permesso a nessun altro kenoviano oltre a Kazuki di fare del male ai terrestri. Neanche Kazuki può fare del male ai terrestri, yeah, però... Ma dice questa frase... Ah, ok. Però Kazuki ha comunque ottenuto il benestare del professor Hiroshi a partecipare alle operazioni, anche perché si è dimostrato un valido combattente e una persona in grado di dare delle utili informazioni sulle tattiche dei kenoviani. Anche perché, essendo un esperto di spazio, lui è riuscito ad aiutare il professore a deviare le onde gravitazionali che si spargono dei vari pianeti che ci sono e nascondere lievemente la base, che infatti si trova praticamente sottoterra. E grazie a questo sistema gravitazionale è in grado di viaggiare sottoterra senza lasciare una scia al piano superiore in superficie. La crosta terrestre. Quindi è estremamente difficile riuscire a intercettare l'ultima torcia, che è una specie di grossa portaerei degli anni 40, risistemata in modo da poter sia viaggiare nello spazio che sottoterra. Viaggiare in fase sottoterra. Gattai è composto principalmente da 4 fasi. Una giornata all'interno della base scientifica, l'arrivo del nemico, i problemi fuori dal robot e il combattimento finale. In questo momento, quindi, voi siete sull'ultima torcia e vedete il professor Hiroshi particolarmente cupo e silenzioso, cosa abbastanza strana perché nonostante tutto quello che è successo il professor Hiroshi ha sempre cercato di tenere alto il morale della ciurma dell'ultima torcia. E lo vedete invece che è nella sala di controllo che sta guardando gli schermi, non sta nemmeno guardando dove la nave sta andando perché l'ultima torcia viaggia molto, per centinaia e centinaia di chilometri al giorno, per evitare proprio di essere trovata. Ma lo vedete particolarmente accigliato. Io sono seduto su una sedia accigliato che sta guardando gli schermi e sta prendendo appunti su un taccuino, perché anch'io sono cupo e riservato, quindi... Giusto. Koji. Io non ci sono, io sono a giocare una partita di football con gli altri. Ecco, questa è una cosa interessante dell'ultima torcia, essendo una porta aerea dentro c'è lo spazio. C'è lo spazio anche per avere un campo da gioco. E io sugli schermi, su uno sto guardando quello che sta guardando il dottore e sull'altro sto guardando la partita. Gli altri tutti con il casco da football, io con il cappello. Non lascio mai il mio cappello. Vedi che il professore sta guardando non i soliti grafici su dove è più probabile trovare delle risorse per permettere all'ultima torcia di andare avanti o la bacheca sostanzialmente della resistenza attraverso cui vengono passati dei messaggi, che è abbastanza silenziosa da qualche giorno. E la cosa è comunque strana. Sta invece guardando, ti sembra, delle mappe stellari. Posso provare a capire che tipo di mappe sono? Sì, non c'è bisogno di tirare nulla perché lo sai. È un cazzo d'alieno. Cioè. Le mappe stellari sono le mappe di tutti i pianeti che i kenoviani hanno assalito e distrutto nel corso di millenni e millenni. E
ti sembra che il computer di bordo stia cercando di trovare una specie di traiettoria seguendo il percorso fatto dai Kenoviani in tutti questi millenni, probabilmente per cercare di capire quale sarà la loro prossima tappa. Invece io, essendo un alieno e avendo visto il pad di tutto, non penso che lui lo stia facendo per questo, ma mi ricordo un momento dell'addestramento kenoviano in cui si diceva di non mostrare pietà con nessuno, approfittare di tutti i punti deboli che si trovavano dell'avversario, e io penso che in questo momento il dottore abbia ceduto e stia cercando un modo folle di andare a riprendere il figlio, e non lo troverà mai tra tutti quei pianeti, e quindi continuo a fare quello che stavo facendo. Deboli sono gli umani. Intanto Koji sta invece giocando a football americano con la squadra di meccanici e con gli altri ragazzi che comunque fanno parte dell'equipaggio. Sì. E fai una prova generale. La prova è generica, perché quando non state usando i robottoni e non state facendo azioni contro nessuno, tiri 3 dadi da 6, devi fare più di 7. Se fai più di 7, hai fatto. Ci aggiungo un dato perché ho football. No, è già contemplato nel fatto che lo fai. Fatto. Quindi le goleador sono nel sacchettone di roba che ci hanno regalato i nostri ascoltatori. Tra l'altro, grazie ascoltatori per regalarci anche le caramelle. E la partita la state vincendo senza troppi problemi. Sì. E infatti ci sono le ragazze che stanno guardando con un misto di ammirazione e di divertimento la tua performance, perché tu sai di non essere il più bello dell'equipaggio. E in genere guardano tutte il belloccio che si chiama Ryu. Ma in questo momento Ryu sta perdendo, perché fa parte della squadra dei meccanici, e invece tu stai vincendo. E in particolare col cappello vince. Esatto. E in particolare Sayaka è quella che più ti sta tifando. Dai Koji, ce la puoi fare. E faccio un lancio lungo. Fai un lancio lungo, e quando colpisci il terreno oltre la porta della squadra avversaria, senti la nave sbattere contro qualche cosa, e anche tu che sei nella sala di controllo senti la nave che si ferma bruscamente, come se avesse sbattuto contro qualcosa, anche se sai che non può sbattere. Apro immediatamente, tolgo la partita e apro immediatamente la diagnosi, che ovviamente ci metterà un tot a fare la diagnosi. No, ci mette istantaneamente. E sullo schermo compaiono... Ci mette istantaneamente. Certo. Sullo schermo compaiono delle luci rosse, lampeggianti, che segnalano dei danni allo scafo nella zona di prua. Che è una cosa abbastanza strana. Però è proprio come se voi foste andati a sbattere, di muso contro qualcosa di inamovibile. Beh, io faccio partire i vari, non so se c'è un allarme o qualcosa che dica meccanici e costruttori in allerta, controllate, io rimango però lì in sala controllo perché non sono un meccanico. E mentre fai tutto questo vedi che il professor Hiroshi alza un braccio e ti fa: siamo arrivati. Dove? Qua è il punto in cui i kenoviani non sospetteranno mai cosa stiamo per fare. E alza lo sguardo verso il cielo, anche se sopra c'è solo il soffitto di metallo della nave. Io provo a guardare facendo una scansione del contro cosa abbiamo sbattuto. La densità, se è possibile andare in fase dentro questa materia, cos'è? Contro il nucleo di metallo terrestre, quello solido. Il radar ti fa vedere sullo schermo dell'ultima torcia una forma umanoide gigantesca, molto più grande di qualsiasi altra cosa tu abbia visto, e sicuramente in grado di far impallidire anche l'ultima torcia a confronto. Scansione. Materiali. Sembra quasi impossibile, però è di metallo kenoviano.
Tan, 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 tan. E mentre c'è la telecamera zoom sulla faccia che per la prima volta mostra emozioni, oh, dicendo Nani! Nani! Si torna alla partita mentre i meccanici si stanno rivestendo per correre a vedere che sta succedendo. I meccanici si sono in effetti rivestiti molto velocemente, però non senti suonare nessun allarme. E allora non vado a prendere le armi, però cerco l'interfono per parlare col centro di comando. Lo trovi senza problemi. Con cosa cazzo abbiamo sbattuto? Io lo collego. Mi avete fatto perdere il punto. Chiedilo al professore, io lo collego. Questo non dovrebbe essere qui. Voi umani non dovreste avere questo. E metto, chiacchierando due tasti, in collegamento io, il professore e lui. Noi umani non dovremmo avere cosa? Mi mando l'arma che ci permetterà di vincere la guerra. No, allora una volta per tutte. Bravo professore. Koji, vieni in sala di controllo. Credo di avere qualche cosa di importante da dirvi. Corro. Ah, mi vesto prima. Corri e ovviamente ci sono linee cinetiche che ti sfrecciano di fianco. E arrivato nella sala di controllo, corridoio infinito all'Ali e Benji. Chiaramente. Nella sala di controllo vedi che si sono riunite un po' di persone, oltre alla ciurma, ai vari ufficiali. Ti sembra che anche gli aiutanti del professor Hiroshi siano venuti tutti e che stiano parlottando tra di loro a bassa voce. Il professor Hiroshi mette le mani dietro la schiena, si gira verso il resto dell'equipaggio e guardandovi serio e fisso negli occhi dice: questo è il giorno in cui finalmente l'umanità si riprenderà il suo pianeta. Ho addestrato Koji e Kazuki per questo momento nella speranza che fossero pronti. Che siano pronti oppure no, questo è arrivato, il momento è giunto. Non c'è più modo di aspettare. Ah, perfetto, mi ero annoiato ad aspettare. Non so se riderei nelle tue condizioni. Voi umani siete sempre stati bravi a combattere il fuoco con il fuoco. Guidare Tetsutogan sarà estremamente difficile per voi. E anche il vostro corpo addestrato potrebbe non essere abbastanza per quello che vi verrà chiesto. Quello che abbiamo davanti a noi è il gigante di ferro Kenobiano. Non ho sentito parlare. Arabo. Leggende vogliono che effettivamente un tempo i Kenobiani possedessero questa arma invincibile e indistruttibile che ha permesso loro di conquistare diversi pianeti da sola, senza dover mandare nessun esercito. La sola presenza di questo gigante era sufficiente a incutere così tanto timore negli abitanti dei pianeti che o si arrendevano o abbandonavano il pianeta prima di essere decimati. Poi pare che sia andato completamente perso. Non si sa esattamente dove e quando. E soprattutto perché. Men che meno perché. E quindi quell'affare lo dobbiamo pilotare? Sì, e sicuramente verranno a cercare di impedircelo. Quindi vi devo chiedere di fare quest'ultimo sacrificio per noi e per il resto del genere umano. Sarà divertente. Queste sono le vostre nuove tute. E vi butta davanti ai piedi due tute. Bikini? Ah no, ok. In questo momento proprio c'è un flash proprio velocissimo di quando mi hanno dato il primo equipaggiamento da soldato kenoviano e poi io che guardo la tuta di davanti. La tuta di Kazuki è ovviamente verde per qualche motivo, mentre quella di Koji è gialla. Gialla, eh. Questa vi permetterà di entrare in sintonia con il Tetsutogan. Com'è possibile che sia stato trovato? Sono secoli che i più alti ufficiali kenoviani cercano la fonte di quelle leggende.
Evidentemente i tuoi ufficiali kenoviani non sono stati attenti alle lezioni di cosmologia. Questa è la mappa dei pianeti conquistati dall'impero kenoviano. Guardo Questa invece è la mappa di questa galassia. E vedi che si sovrappongono la mappa. Che le due cazzo è un mappe. momento chiaro. Ma certo, ma certo. E capisci una cosa? La mappa dei pianeti conquistati dai kenoviani sembrava estremamente più vasta di quello che potrebbe Risulta essere adesso con la fusione. effettivamente. E noti che praticamente sovrapponendo le due mappe, dalla Terra i kenoviani ci sono già passati. Ma probabilmente le mappe, la galassia è cambiata rispetto a quando ci sono passati loro, le mappe non erano state aggiornate e quindi stanno attaccando un pianeta che loro stessi hanno già abbandonato un'altra volta. Ciao I Matteo. dinosauri, ecco come si sono estinti. L'abbiamo trovato perché l'avete dimenticato qui. Se è un modo per fermare la macchina da guerra kenoviana, cosa stiamo aspettando? La zip non si chiude! Arriva il professore, la tira su con un gesto molto Mentre io sono già secco. nel corridoio con il rumore dei passi sulle. Ah, sul. Come si chiama? Quelle tipo delle classiche da base, cose di ferro sulle sopraelevato, c'ha un nome? Il Le coso di ferro. La passerelle. Ah, Passerella, ok. ok. Proprio quelle Il clang, coso di ferro clang, clang, sopraelevato. clang, mentre me ne sto andando. Vai, Koji. Vado. Mio figlio avrebbe voluto essere qua con voi. Fai almeno in modo che il suo sacrificio non sia stato vano. È sempre con noi e stringo il cappello che mi ha lasciato suo figlio. Andate verso la prua della nave e vedete che il professore l'ha evidentemente fatta modificare recentemente in attesa di questo momento. Perché la prua della nave è aperta. E vedete davanti a voi una passerella che si è allungata Stranamente. dall'interno della nave fino a toccare il petto di questo gigante di metallo. Io vado piano, pianissimo sulla passerella che va verso il gigante. Io ti seguo perché so sparare, ma non come funzionano le Io sto andando lentissimo. Tipo cose. C'è proprio una manina tipo. dietro che Io ti sto facendo proprio. spinge. Ting, ting. E E c'è una guardo il manina dietro che gigante. ti spinge. Andiamo, 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 Guardo malissimo. andiamo. Mi Dai, sposto dalla manina e continuo ad andare molto lento. cosa vuoi che ci sia? Gli faccio un cenno come di passare Ah, vado e avanti. continuo ad andare lento. E poi quando nell'inquadratura lui è praticamente arrivato verso il robottone, io sono ancora a metà, metto la mano nella tuta, tiro fuori il ciondolo a forma di trivella, guardo il gigante, guardo dietro di me, lo rimetto dentro e vado verso il Io guardo gigante. la parete di metallo, comincio a bussarla, cercare un ingresso. Io cammino di fianco. Non c'è nessun ingresso apparente, Ovviamente. fino a quando Kazuki non compare di fianco a te e vedi proprio una porta di metallo che prima era impossibile da vedere fare pss, esce del Vedi che avevo fumo, del ragione, dovevi vapore. spicciarti. Io, come ovviamente in tutti che si rispettino, per evitare che ci sia uno che sia più protagonista dell'altro, fuori da dentro la tuta una specie di, è presente una stringa di metallo, Pensavo di Bacon, sì. una stringa di metallo, gliela sbatto sul braccio e come i braccialetti sì, avvolge sul braccio Ma e vedi che la che porta si apre ancora un po' di più, reagisce al metallo kenoviano. Beh, me lo potevi dare prima. Reagisci al metallo, Quando quindi. mai ti sei avvicinato a una nave kenoviana? Entro. L'interno del Sempre ragione lui. Tetsutogan è completamente buio, fino a che non fate i primi passi all'interno e vedete delle luci accendersi qua e là. E vedete davanti a voi una cabina di pilotaggio dove ci sono due postazioni che sembra si possano alternare tra di loro. E ovviamente si vede anche che quando si alternano e sono messi orizzontali,
c'è anche la linea del pavimento al centro. Chiaro. Che ti fa capire che anche la stanza si può muovere in qualche modo. Esattamente. La stanza giroscopio. E vedete comparire sullo schermo principale del robottone la faccia del professor Hiroshi, che in qualche modo è già in grado di collegarsi, certo, sì. Chiaro, no? Perché è come quella, sia con le prese, quelle della corrente, che sono tutte uguali in tutti i posti del mondo, oppure come qui, come diceva Ortolani, una chiavetta USB nella capsula di Superman e riesce a scaricare i dati, no? Certo. Pensavo alla Independence Day che riescono a scaricare un virus dentro. Beh, il discorso è quello. Esatto. Ha trovato un modo di farsi una backdoor. C'è sempre una backdoor. Nel tempo che neanche siamo arrivati qui, ovviamente. Ovviamente. Lo potevamo fare già prima. Beh, ma basta, in realtà è facile perché tu basta che ti connetti col Bluetooth. No, è il 2049, no? Se spazzoli un po' il metallo c'è scritto DOS. Sì, poi ti potevi collegare col Bluetooth, dopo che sei collegato con quello, ha aperto TeamViewer da entrambi i lati e quindi lo puoi controllare. Perché come pensi che sia arrivato il Bluetooth sulla Terra? È tecnologia che non viene. Ah, giusto, cazzo. Dipende se i laser. Il professor Hiroshi vi dice: non abbiamo tempo da perdere, mettetevi ai comandi del robot. Dove cazzo stanno i comandi del robot? Io mi siedo proprio mentre lui sta facendo la domanda, io mi siedo, inizio già a aprire pannelli, a spostare robe, a laminare delle porte. In realtà non sto facendo niente, ma sto solo probabilmente controllando la diagnostica. Mentre lo fai, i comandi sono abbastanza simili a quelli che potresti trovare nel tipico robot d'assalto kenoviano. A differenza però dei mobile suit kenoviani, questo robot non ha nessuna leva e non capisci come voi possiate essere in grado di pilotarlo senza leve. Provo a cercare il modo per far uscire le leve. E in quel momento vedi dei braccialetti di metallo che si agganciano alle tue mani e sentite il robot tremare. Sentite il robot tremare e vedete che la prua della ultima torcia si sta richiudendo e vedete che si sta già un po' allontanando. Bravi! Continuate così. Figo! Fammi cercare le armi! Dai dati che ho raccolto il Tetsutogan risponde ai vostri movimenti. Dovrete essere estremamente coordinati. Ok, provo a muovere una gamba. A te si attaccano i bracciali alle gambe quando ti siedi sul... Ah, alle gambe, ok. Quando ti siedi sul tuo sedile. E mentre muovi le gambe senti proprio il robot che sta spostando la crosta terrestre sopra di lui per farlo alzare le mani e fare il movimento come di apertura del cielo, sfondamento dei cieli. E riuscite a uscire da sotto la superficie terrestre e vedete che da quello almeno che può vedere Koji, che conosceva questo posto prima che fosse distrutto, siete in quello che resta di Tokyo. Si vede la torre di Tokyo mezza distrutta e mezza sciolta, ma ancora bella arancione. I palazzi intorno sono per lo più crollati e... scheletro di metalli al massimo. Esatto. Professore, l'energia sembra calare drasticamente. Sta consumando troppo. È perché non siete ancora in sintonia tra di voi e col robot. Dovete concentrarvi di più. Concentrati di più, Koji. Non è facile, fallo anche tu. E in quel momento vedete che il cielo sopra di voi inizia a scurirsi molto velocemente. Ci hanno già trovato. Fino a che non vedi un incrociatore stellare kenoviano comparire sopra di voi e sta passando sopra la vostra testa. Probabilmente siete usciti così improvvisamente che non vi hanno ancora Io provo notato. A vedere, perché mi sembra di aver notato dalle due capsule il fatto che anche lui probabilmente sulla sedia ha i bracciali per le braccia, anche se in questo caso quando è unito sono cose delle gambe. Io provo a cercare se ci sono i comandi per ridurre drasticamente l'energia emessa dal robot e vedere se c'è un modo, come narrano le leggende, di separarlo in modo che siano molto contenute. E infatti quello che succede è, dopo un po' che stai stoccacciando i comandi del... Siediti, Koji! Ero seduto! No, stavi camminando facendo... Non era seduto?
In realtà è una roba strana, capito, perché è un sedile. No, io avevo capito che gli saranno agganciati ai piedi e poi lui sarà. No, non è Pacific Rim. Io pensavo così. È piuttosto Daimos. Anch'io all'inizio avevo pensato Pacific Rim, però poi quando mi ha dato. È piuttosto Daimos e Mazinga Kaiser SLK insieme. Infatti, quando smanacci un po', vedi i due sedili che tornano paralleli uno all'altro e il robot si spezza praticamente in due. Mentre senti il metallo che si ripiega, sai che questa è una capacità dei vecchi robot kenoviani che erano fatti di metallo vivente ed erano quindi in grado di manipolare la propria forma, e si smonta in due pezzi. E descrivete a questo punto il vostro modulo. Uno di quelli, il primo che si smonta, che è praticamente la parte, è diviso completamente a metà oppure più tipo su un asse? Dimmelo tu. Su un asse, quindi la parte superiore sinistra, diciamo, è più divisa per in diagonale. In diagonale? In diagonale? Sì, così. Ok. Che praticamente prende tutta la parte superiore e diventa una specie di stealth jet. Mm-hmm. Modatamente piatto e largo. Quasi in maniera esagerata, un po' come la spada di Sephiroth di Final Fantasy è una katana esagerata. Questa è una specie di aereo stealth. Quelle ali esagerate. Verde, ok. Ma enorme. Molto sottile, ma enorme. E si passa di fianco alla montagna e con una manovra velocissima sparisce praticamente dalla montagna. Io invece penso che il mio robot sia praticamente quasi tutto gambe, con il braccio destro della spalla che è un enorme maglio che si richiude a pugno, quindi lì è tutto il maglio, e al centro c'è il motore del robot che è un enorme ventilatore di raffreddamento da cui esce il tornado. Quindi è praticamente un modulo d'armi, sì, con le gambe sono le gambe. E difatti poi adesso l'aereo con il mio modulo torna indietro. Gli giro un paio di volte intorno, mi sposto e si vede che quando gli giro intorno il vento che crea lui del sistema di raffreddamento con il movimento di questo oggetto piattissimo e velocissimo di fianco crea una specie di piccolo tornado. Sì, perché lo uso costantemente per e stare in equilibrio, perché essendo tutto gambe non ha baricentro sopra, quindi uso la ventola per stare dritto. E c'è la nave kenoviana sopra. Proviamo di voi. Mi collego con... Ovviamente gli schermi funzionano subito senza problemi. Certo. Non è che devi dire... No, aspetta. In che stanza hai... Che chat hai preso? Che room? Qual è la password? Tu mi senti? No. Abbassa, alza. No, invece qua funziona perfettamente. Appare la faccia. Ovvio. Con l'autotune del volume. Koji, dovresti avere un pulsante sulla destra. Ah. Visto. Attivalo. Sì, aspetta, però non credo che riuscirà a sparare in questa posizione, aspetta. Pianto i piedi nel terreno, il maglio viene lanciato all'indietro che fa da ancora, quindi con i ginocchi diventa la catapulta per i missili. Proviamo ora! Missile infernale! Ok, combattimento! Allora, il combattimento funziona che all'inizio si tirano due dadi da 6 ciascuno, e accumulate le linee cinetiche, che sono ovviamente estremamente importanti in questo gioco, perché come in tutti i cartoni animati giapponesi le linee cinetiche indicano due cose: quanto è drammatica l'azione che state facendo e quanto veloci siete. 3. Io vi consiglio, se state giocando a Gattai o se volete giocare a Gattai, di avere tante fish perché è più comodo, o tokens, sì, beh, in qualsiasi genere. 5. Ora dobbiamo investire. Allora, cazzo. Esatto, ogni round si investono da una a quante ne volete linee cinetiche. Chi ne punta di più parte per primo. Le linee cinetiche però possono anche essere usate dopo che avete tirato per aumentare di un più 3 il tiro. Quindi hanno una doppia valenza. 2, io ti ho detto da una a quante no, ne vuoi. Non si poteva fare 0 una volta sola. Una volta sì, ok, sola. L'hai già fatto? Sì. Va bene, ok. Mi ricordavo. Bravo.
Siamo in parità. Che era una volta sola a combattimento. A combattimento. Okay. In caso di parità vince il master. Ah, va bene. È un gioco stronzo da questo punto di vista. Giusto. Però il pool dei nemici in questo momento è abbastanza scarso. Ma il nemico non ha la mossa finale? No. E quindi, grazie, è ovvio che vincerà il master il pareggio. Già loro sono avvantaggiati che hanno la mossa finale. Allora, sia i piloti che i nemici costruiscono un pool di dadi in base alle cose che mettono in gioco in quell'azione. E il pool dei nemici, però, a seconda della fase in cui è e delle persone che sono in campo, cambia. Mm-hmm. Io, ad esempio, in questo momento ho un dado perché compio un'azione che sarà. Però loro non sono, perché io non ci ho giocato poi tanto, ma vale sempre la classica regola del sensato. Tipo, in che senso? Tipo, loro non si sono ancora accorti di noi. Abbiamo la sorpresa, anche no. Se loro hanno puntato. No, ok. No, in questo caso, sorpresa. In questo caso, perché si sono radar, accorti chiaramente. Si sono accorti che ho lanciato il maglio per ancorarmi al terreno. Esatto. Quindi, loro stanno compiendo un'azione. Sì. Sono almeno in tre perché escono diversi caccia per attaccarvi. Sono all'esterno della base scientifica. Il momento non è propizio, perché il momento è propizio solo durante la battaglia finale. E non hanno ancora la corazza, non è una versione avanzata di un mostro meccanico e non è del tipo opposto al componente di uno dei piloti. Non c'è neanche la Nemesis di uno dei caccia piloti, normali, quindi sono normali. Dei caccia a caso. E sono dei caccia a caso! E sono tre dadi. Punto. E attaccano ovviamente il modulo di Koji, perché è quello di cui si sono accorti che ha fatto rumore. Tu devi decidere come ti difendi. Allora... Anche qui devi generare il pool? Sì, perché... Per difenderti? Sì. Aspetta, mi serviva la cosa del pool. Qui compio un'azione. Sfrutto il mio hobby perché mi sono messo nella posizione di lancio. Di lancio del. Però hai usato il missile. Beh, il missile. Pallone a rugby. Ok. Sono valore. Sì, la football. È uguale. Sì, football l'americano. Il rugby. Lancio, rugby. Vabbè, la sì, forma del avanti, pallone. No. Ha detto la forma del pallone. Sfrutti la caratteristica del tuo modulo, sì. Sì. Sei quello armamentario. Sfrutti la tua razza, non ho gridato roba umana, la mia razza umana resisterà. Urli nome in un'attivazione a vocale. Stai difendendo la base scientifica? No. Il pool del robot quando siamo quando montati insieme. Quando vero? Siete montati insieme. Però sono 4 dadi. Contro 3. È fattibile. 9, 13. Di più. 15. Lanci il tuo missile infernale che colpisce uno. Missile infernale! Uno dei caccia. E a questo punto io devo sacrificare qualcosa che ho usato prima. Cioè in questa azione. Per cui sacrifico il. Sono almeno in 3. Se sacrificate, compio un'azione. Non puoi più fare azioni. Esatto, quindi. Quindi non è il caso di sacrificare. Sta a Koji. No, non aveva ancora sparato. Adesso ha sparato. Adesso per difendersi. Per difendersi. Ah, okay. Sono nella posizione reclinata all'indietro. È lontana l'astronave. Una delle due mosse si doveva chiamare Hail Mary. Il mio maglio perforante è collegato a una catena, ovviamente. A una catena allungabile sparata dal braccio, che è un'enorme catena. Che ovviamente già conosci, nonostante tu sia appena salito. Beh, certo. Su quella parte lì. Ci metti più tempo a capire come funziona un joystick dalla PlayStation 3 alla 4 che a usare un robot da combattimento con 3000 armi. Oh, un robot ha fatto questo tipo di ragionamento e l'ha fatto solo Leiji Matsumoto e poi non l'ha fatto più nessuno. In cosa? In Downward. Cioè deve fare anni di addestramento per fare questo robot. 10 puntate su 26 sono di addestramento e con scarsi risultati. Ah, okay. Stringo il mio cappello per prendere la mina. Facciamo vedere cosa sa fare la razza umana. E prendo il motore che ho all'interno per darmi la spinta in avanti e col maglio fare una parabola per tirar giù tutto quello che c'è davanti, urlando maglio perforante. Ok. Quindi è lo stesso pool di prima, solo ho aggiunto la razza.
e l'oggetto iconico. E il lobby. Ma tu ci hai avuto il permesso dal condominio per giocare a Gattai una volta al mese? No, infatti gioco solo quando d'estate non c'è nessuno ed è agosto. Ed è presto per andare a dormire perché fa caldo. Loro compiono un'azione che è cercare di evitare il maglio e sono all'esterno della base scientifica. E basta. Ma credo che perderò. 30. Direi con due dadi perdi. E cancello, sono all'esterno della base scientifica. Kazuki. Kazuki che vede tutto questo. Posso gridare, posso prendermi il dado dell'arma, ma gridarla solamente quando ha effetto? Se la urli lo stesso, sì, se no ti tolgo un dado a caso. Ok. Kazuki, vedendo questa situazione, sapendo che gli umani, soprattutto Koji, avrà bisogno di tempo per imparare come funziona quest'arma, a quanto pare il suo modulo è quello armamentario. A quanto pare, non possono tornare indietro a riferire. Quindi si parte con l'aereo volando, compie un'azione, ovviamente si vuole attaccare sotto la nave a modi di quelli che si attaccano agli squali, le remore, in modi remore, attaccarsi sopra. E prima cosa volevo solo mandare un messaggio. Arrendetevi. Spam. O arrendetevi o morte. Chiaro, okay. Semplice, efficace. Immagino che mi arrivi immediatamente la risposta tipo automatica. Sì. Con i teschi sopra. È automatico, non siamo in casa. E allora mentre fa questo mette la mano sul ciondolo. Non possono andare, parlando da solo. Kazuki, non possono andarsene di qui. Sfondamento dei cieli! E girando rapidamente sotto, praticamente vuoi cercare di fare un buco uscendo dall'altra parte della... Ah, un aereo stealth che si attacca come una remore che fa il trottolo. Che cazzo sei? Sì, perché era attaccato così sotto, no? Era attaccato così sotto, praticamente ha fatto così, si è messo così di punta e poi ha iniziato a girare velocemente. Quindi compio un'azione, uso il mio oggetto iconico, difendo qualcun altro. Sto difendendo l'umanità. Quindi 3, giusto? No, più 1 di base? No, non c'è. Compio un'azione. Uso il mio oggetto iconico. Difendo qualcuno. Ah, ma perché c'è anche il modulo, scusa. Sì. Sono col modulo, quindi. Sfrutto le caratteristiche. Ah, però non posso usare l'oggetto iconico e sfruttare le caratteristiche del modulo. Sì, quindi sì. Si possono aggiungere? Certo. Sì. Ah, sono cross. Ok, urlo l'arma. Ok. Fondamento dei cieli! Loro possono solo fare un'azione in questo momento. Cioè, meglio. 5. 19. Tu vedi solo il suo modulo iniziare a girare vorticosamente, dopodiché un lampo verde e senti, dopo qualche istante, un'esplosione fortissima, vedi che la nave si spezza in due e cadono le due metà. Molto rallentatore. Diamo, ma con un sacco di... Io con l'accelerazione praticamente sono quasi finito nello spazio. E c'è la telecamera che riprende dall'alto il volto con lui che tiene il ciondolo. Bisogna per forza rompere delle uova. E torna giù. E intanto tutti gli alieni nemici ne hanno visto lo spazio. Lo sono super stealth. Vedete che in quel momento anche l'ultima torcia esce da sotto il terreno. E il professor Hiroshi compare ovviamente sullo schermo dei vostri moduli e dice: ottimo lavoro, ora tornate alla base, non possiamo restare qui a lungo, non è il posto ideale dove affrontare gli altri kenoviani. Il posto ideale è dove non si aspettano. In Alaska. La nostra prossima tappa è il cielo. Ah? Ah, va bene. Sì.
tornate all'interno della base e venite accolti da scrosci di applausi dell'equipaggio. E... ignoro e tiro dritto. Io esco fuori Baldanzoso e mi becca anche la sua gloria. Sì, sì, io tiro dritto e me ne vado a fare la diagnostica di tutto quanto per vedere, perché c'è sicuramente qualcosa che non va. Allora, se cazzi suoi, da cupo riservato. Vedi che anche le ragazze che non ti stavano proprio cagando adesso vengono e ti abbracciano e, come noti Ryu che ti guarda male e senti già che prima o poi cercherà di manomettere il tuo robot per dimostrare che sei pessimo. Oppure ci sarà sicuramente l'episodio in cui lui lo prende dicendo ci penso io a difendere la base, viene saccagnato e tu lo devi salvare. Ovvio, nella migliore tradizione. Venite ragazzi, vi porto a vedere il mio maglio. E mentre l'ultima torcia richiude le paratie della prua e sentite che sta iniziando a sollevarsi dal terreno, notate molto in lontananza, ma lo notano solo gli spettatori, un piccolo brillio come di qualche cosa che ha riflesso la luce del sole mentre voi vi spostavate con la nave verso lo spazio. E dopo pochi istanti che l'ultima torcia si è sollevata in cielo, vedete che quel brillio è in realtà un altro robot simile al Tetsu Togan. Ma sembra molto più piccolo e molto meno potente di quanto non sia il robot che avete trovato sottoterra. Però in un secondo scompare e neanche gli spettatori sanno che cosa sia successo. Tu torni sul ponte di comando e il professore sta dando ordini a destra e a manca per permettere all'ultima torcia di affrontare quello che spera sia il suo ultimo viaggio per distruggere definitivamente le forze d'attacco kenoviane. Davanti a voi solo il cielo e lo spazio che vi porteranno alla base dei kenoviani, e sotto vedi il Giappone che è completamente martoriato dai bombardamenti. Chiaramente in alcuni punti ci sono ancora le fiamme, non si sa perché, certo. Ma dopo 30 anni ma continua a bruciare. Sono fiamme plutoniche. Continuano a bruciare come quel posto in America, sì, esatto, dove è andata a fuoco la cosa di carbone. E vedi però anche che il professore è riuscito in qualche modo a intercettare alcune comunicazioni della nave che avete distrutto. Non sono riusciti a inviare tutti i dettagli, però il nome che leggi nelle trascrizioni delle comunicazioni fa rabbrividire il tuo sangue, perché è il nome di tua madre. Stringo la tuta verde. Tua madre è uno dei generali dell'impero kenoviano ed è stata una delle più insistenti nello scegliere la terra come prossima tappa dell'espansione kenoviana. Ovviamente guardo verso il cielo. Madre, non credo che madre, tu ti ritirerai mai da questo folle desiderio di conquista, ma sappi che la tua scelta di questo pianeta potrebbe essere la tua rovina. Spero che non sia così, ma se dovessimo incontrarci, prendo il ciondolo. Kazuki non ha avuto abbastanza tempo per insegnarmi esattamente cosa sia la compassione. Le minacce quelle serie. E infatti poi quando se ci sarà la sera da dormire ci sono tutti i ricordi della madre che mi ha pluriomicida, sangue glaciale. Babold. No, peggio. È più tipo... Chi c'è di personaggi femminili cattivi, legati dei robot? Cattivi, cattivi. Beh, Koros in Daitan 3 è abbastanza cattiva, sì. Nonostante poi Daitan 3 ci sia da discutere sulla bontà anche di Aran Benjo. Ok. È un pezzo di merda. Però, vabbè. Così, tra le però io mia madre me la immagino un po' più come... Oddio, anche quello più o meno di robottoni.
più alla Rita Repulsa. Ok. Ci sono i robottoni. È vero, ci sono. È innegabile. Cioè proprio quella lì che è, è malvagia per script. E poi magari negli spin-off fanno vedere che c'è un perché, eccetera. Ma... Il Blue Noah. Il Blue Noah. Blue Noah. Che bella sigla. Bello. L'ultima torcia è ormai in viaggio verso Venere, dove i Kenoviani hanno deciso di mettere la base in attesa di aver conquistato definitivamente la Terra. E è un'usanza abbastanza normale dell'esercito kenoviano non arrivare in forze direttamente sul pianeta, più che altro perché i kenoviani hanno molto disprezzo del lavoro manuale, quindi vedono nel andare subito a recuperare le risorse qualche cosa di poco nobile e che può essere tranquillamente fatto dagli ultimi strati della società kenoviana. Venere è a un paio di giorni di viaggio grazie al motore dell'ultima torcia. Quindi avete un paio di giorni per riprendervi e cercare di capire magari meglio come funziona il Tetsutogan. Vabbè, sì. Sì, poi c'è tipo, mentre siamo lì nella sala controllo che stiamo vedendo come funziona tutto quanto. Koji? Sai perché questo robot è chiamato Tetsutogan? Un'altra lezione di storia. Dimmi! I kenoviani non danno nome a niente. Questo nome gli è stato dato da qualcun altro. Questo è un nome umano. Ah? Ce la faccio un po' stupidita, eh? È quasi un piacere sapere che tu non potresti mai capire cos'è un kenoviano. Tu sei passione, tu sei movimento, tu sei sentimenti. I kenoviani non hanno nulla, reputano tutto ciò debole. Sono delle cavallette, insomma. Ma stare qui con voi ho imparato che questa non è debolezza. Questa è forza. Meno male! Alla fine ho imparato. L'ultima torcia. Prima delle tenebre. E guardo il monitor. Le voci nella vostra testa vi ricordano anche che di personaggi femminili malvagi nei cartoni ci sono state la regina Himika, Flora, sempre in jig, metà del barone Ashura, ma è discutibile. Metà la marchesa Janus e anche la madre anche... del pilota di Mechandar Robot. Grandi, grazie. Mi devo andare a rivedere tutto su Wikipedia così perché ho un ottimo libro da prestarti, se ottimo. Vuoi. Più di uno. E in tutto questo, quando stiamo finendo lì ore che c'è addestramento, quando ce ne stiamo andando, c'è qualcosa nella tua postazione. Tipo? Vi faccio vedere che l'ho tolto e l'ho messo sulla sua sedia e c'è un ciondolo con una trivella. Un nue, no. Ne ho uno anch'io. Compagni. Grazie. E me lo metto. E mentre ce ne andiamo si intravedono i due buchini che ci sono stranamente sulla nave, le due cose, ma che nessuno di noi ha notato mentre usciamo dalla nave. Che cazzo hai fatto? No, come buchini? Sono i buchi dove infilare le trivelle, girare e dare la potenza al 300%. No! Scusa, buchini, pensavo nella carena. No, no, sono proprio in mezzo alla console. Con una cosa circolare tipo a forma di vite, ma nessuno di noi due, anche chi super intelligente, fino a che non è il momento, ha idea di cosa faccia quel pecco. Giusto, neanche gente. Il professor Hiroshi. No. Le chiavi del presidente. Tra l'altro, mentre vi allontanate, mentre siete nello spazio a cercare di riprendervi, il secondo giorno che siete in viaggio, tu senti all'interfono la voce di Ryu che dice: Koji! Hey Ryu! Scendi
Perché ho bisogno di parlarti. Proprio ora. Ora. Arrivo. Arrivi a dove normalmente giocate a football e vedi che Koji, Ryo ha praticamente costruito una specie di percorso a ostacoli che mette a risalto da come è stato fatto evidentemente le sue doti atletiche rispetto alle tue, che sei un po' più sei un po' più grosso e quindi alcune cose per come sono state costruite sono fatte apposta per darti fastidio. E così pensi di essere meglio di noi solo perché riesci a pilotare un relitto del popolo che ci sta attaccando. Ma quel relitto fa un bel culo, il popolo che ci sta attaccando. Vedremo se sarai effettivamente in grado di usarlo quando sarà necessario. Io scommetto che non riesci nemmeno a portare a termine questo percorso a ostacoli. Io scommetto che mangerai rape per il resto dei prossimi mesi. Si avvicina a te con fare incazzone. Arcigno. E allora scommettiamo. Se io vinco, sarò io a pilotare il Tezzuto Gandomani. Voglio vedere come lo fai a pilotare. Sarei curioso. Io voglio vederti passare da quel cerchio. E quanto è grande il cerchio? Poco. Poco. E ti allunga la mano davanti. E la stringo perché sono un testardo. E vedi che lui continua a stringere un pochino più di quanto stringi tu. E tu stringi lo un pochino stritolo. Più di quanto stringe lui. Fino a che non vi staccate tutti e due, continuate a guardarvi in cagnesco. E compare una ragazza da dietro, tra le vostre due teste, con una bandierina che fa via! E Ryu parte velocissimo verso il percorso ostacoli. Tira l'iniziativa. Ok. 6. 6! Stasera! Linee cinetiche, una vicino alla... Punta, punta. Io sto vedendo tutto questo dal monitor, chiaramente. Beh, certo, chiaramente. 3. 2. Ryu parte e sta compiendo un'azione. Usa un oggetto iconico perché inizia a fare delle pirouette sul cavallo da ginnastica artistica. Mm-hmm. Lui è un ginnasta artista. Sta attaccando qualcosa di caro al pilota, cioè il tuo onore. E... è già stato sconfitto dai piloti perché ha già perso contro di te in passato. Chiaro. Ed è la tua nemesi. Aia, tira un sacco. Tu come ti difendi? Io compio l'azione. Uso il mio cappello per prendere la mira nel cerchio. Lo lancio in avanti come se fosse il mio caro pallone da football per prendere la traiettoria. Quindi utilizzo anche il mio hobby. Voglio vincere e fargli capire chi è che comanda, quindi perché sono testardo, e che quel marmocchio, io sono più grande di lui, deve stare sotto di me. E basta. Tiri 5? Sì, perché poi... Tiro 5 anch'io! che bella sega. Io ho fatto 14. Tipo 16. No, ho fatto di più. Fatto 16. Io spendo una linea cinetica e faccio 17. Ne spendo un'altra. Ne ho più di te. Però le devi usare quasi tutte. Ne uso un'altra ancora. Ne ho ancora una. Ho giocato ogni prossimo proprio per questo. Che lo sapevo ne avresti usate. Cancella lo il tuo oggetto. Strattono via all'ultimo e mi lancio davanti a Delfino. Riuscendo incredibilmente a passare attraverso il cerchio. Capriola in avanti, raccolgo il cappello nella capriola. E senti per un attimo il silenzio completo del pubblico, in particolare delle ragazze. Fino a che poi non partono tutti. Sì, Koji, bravo! E tu quando senti che lui ha vinto. E tra l'altro si vede, in quel momento si vede davanti a dove stava passando, come si chiamava lui? Ryu. Ryu.
per terra ci sono i segni di dove ci sono le paratie d'emergenza che possono venire sollevate e si vede la mano di, di Kazuki che si allontana dalla console. Sai, bello, saltava dentro e cerca più le paratie. No, se vinceva io che era pronto se lì, a tirare la paratia, era già pronto con la sua frase anche nessuno può vincere da solo. Però invece ritira la mano e guarda con abbastanza soddisfatto che abbia vinto. Dai, io non ti preoccupare, le rape sono ricche di fibre. Vedremo, vedremo. Non è l'ultima volta. E sicuramente il Tetsuto Gun prima o poi sarà mio. I tuoi sogni. Beep, però c'è l'altoparlante. I meccanici sono richiesti nell'angolo del Tetsuto Gun per una diagnosi preliminare. Iniziano a parlottare, si allontanano. E Ryo ti guarda veramente molto, molto male. Ora mi metterà la cacca nel radiatore. Sicuramente. E si allontanano però tutti dal campo di football. Fino a che il professor Hiroshi non si avvicina a Kazuki e gli dice: siamo quasi arrivati. È il momento che vi prepariate. Non sarà così semplice come certo. Contro quei caccia. Ne sei certo che è questo il momento? Non ci sarà un momento più avanti dove avremo più possibilità? Se aspettiamo ancora, prima o poi l'umanità cederà. Non tutte le popolazioni del mondo sono resistenti come i giapponesi. Sono abituato a fidarmi degli ordini dei miei superiori, ma in questo caso mi fido di lei, professore. Lui ti mette una mano sulla spalla. Non è un ordine. È una richiesta di un amico a un amico. E allora forse sarò il primo kenoviano che potrà dire di averlo fatto per un amico e cammino verso l'hangar. Molto lentamente. E sempre con il rumore clang, clang, sulla passerella clang, clang. Nell'hangar ci sono i due moduli del Tetsuto Gun pronti a essere mandati contro l'esercito kenoviano. E un due gambe con un maglio. E separati sono bellissimi. Separati sono bellissimi. E sentite solo la voce del professore che vi dice: quando siete pronti? Io accendo il reattore del machine gun. Perché avevo un nome, l'ho cancellato sopra e l'ho chiamato machine gun al pennarello sotto. Davvero americano. Io passo dalla parte dove lui sta dando avvio ai reattori, lo guardo, allunga la mano come per dire qualcosa, quasi un in bocca al lupo, un qualcosa, ma invece si gira e va verso il suo modulo. Io ti faccio il pollice in su e poi salgo. Il pollice in su di spalle mentre sale. Quando si aprono le paratie dell'ultima torcia, vedete che effettivamente il professore ha probabilmente ragione. Se non lo fate adesso, quell'enorme esercito arriverà sulla Terra a un certo punto e allora non ci sarà più scampo per nessuno. Davanti a voi c'è una distesa di piccoli caccia come quelli che avete abbattuto, ma in grado di riempire il cielo di Venere quasi completamente. Dietro a questi caccia vedete una grossa nave, un incrociatore stellare molto più grande di quello che avete visto sulla Terra. E senti anche una voce che ti è familiare quando sullo schermo compare il viso di tua madre e vedi che è vestita con una tuta da combattimento come quella dei piloti e intorno a lei c'è una cabina con molte leve, luci, pulsanti che ti fa pensare a un'unità da combattimento mobile di ultima generazione. Chiaramente. E così pensi di poter sfuggire al tuo destino da kenoviano? L'unica cosa che potrai fare sarà portare il robot che state pilotando a noi, come è giusto che sia. Sei ancora in tempo a tornare sui tuoi passi, figlio mio. Madre, so che tu dal tuo profondo non potrai mai capire, ma
Devo tentare, devo farlo per lui. Ritiratevi. Abbandonate la vostra sete di conquista. Abbandonate ogni tentativo di sterminio e liberate i prigionieri e potete tornare sulla verde Kenovia ancora interi. Lei resta per un attimo zitta e ti dice: è impossibile tornare sulla verde Kenovia. Insieme possiamo trovare un modo. L'abbiamo trovato noi kenoviani. Tu sei l'unico così cieco da non vedere ciò che ti è davanti agli occhi. Il pianeta è già nostro. Abbandona questa sciocchezza frivola e torna dalla tua famiglia. Noi siamo gli unici che possono capirti. Pensi che degli umani siano in grado di capire un kenoviano? Il nostro nobile lignaggio pensi che si possa fondere con quello di queste scimmie? Io mi giro verso, guardando il modulo di Koji. Che ovviamente può volare nello spazio, sì, anche se non è quello volante. Stairway to Heaven. Queste scimmie vivono meglio di noi, madre. Oh yeah! Ridacchiate. Loro hanno capito cos'è veramente la vita. Non è conquista, non è potere. È avere qualcuno su cui fare affidamento. Si vede su due cose, vi faccio un cenno sul monitor, ovviamente, che è in call con tutti e tre, anche se sono tre sistemi diversi e obsoleti. E allora vuol dire che questa sarà l'ultima volta che parliamo. Uno di noi morirà, e non sarò certo io. No, madre, non ne morirà uno solo di voi. E chiudo la trasmissione. Boom, baby! E qui da me è uscita tantissimo. Appena spegni lo schermo, stranamente si accendono tutti i caccia. Non solo si accendono tutti i caccia, ma hai una brutta sensazione, come quando ti si rizzano i capelli perché sta per succedere qualche cosa. Senti i capelli sulla nuca che si rizzano e senti qualcosa di veloce passare dietro di voi. Ma tiriamo tutti di iniziativa. Cos'erano? Due? Due, due. Ho fatto 8. Oh, no, non uno, non uno. Meno male. Boom! 11. Minchia. Koji. Sì. Kazuki, decidete quanto puntare. Intanto dico a Mirko che no, la nave non ha un'arma finale, ma il tezzuto gun sì. Sì. Sono rimaste appiccicate le costanze. È l'estate. 2. 4. Olin. No. No, 5. Scusa. Kazuki, sei. Perché ovviamente Kazuki nel momento gli si rizzano i peli. Madre! Dietro il collo. Rizzano i peli dietro il collo. Capisce che è il momento in cui è stato dato l'ordine dall'altra parte di attaccare, quindi deve iniziare per primo, perché non ci sono le leve, ma lui è abituato a guidare un caccia kenoviano. Chiude le mani come se fossero sulle leve e, urlando manovra ultra rapida, le spinge in avanti e il caccia da un istante quasi sparisce, rimangono solo due strisce verdi che passano in mezzo ai caccia nemici e cerca di abbatterli totalmente. Quindi compio un'azione, sfrutto il mio hobby perché ovviamente sto facendo una specie di piccolo salto FTL. Ok. Quindi sono lo spazio, il mio colore iconico che è verde. Qual è l'archetipo? L'archetipo qual è? L'archetipo è quello testardo, sì, eccetera. Esatto. Ah, il carattere, ok. Sì, sfrutto la mia razza o l'archetipo, uno dei due, prendo uno dei due perché so che stanno per attaccare il momento migliore per ingaggiare. Difendo qualcun altro. Sei. Sì, ok. Non sono all'interno, no, della base scientifica. Ma la stai difendendo, quindi quello ma sì. Ma la sto difendendo. Uso un'arma attivazione vocale e volante.
ovviamente immagino che sfrutti la tua razza e sfrutti la tua razza non li soli no, una volta sola. Sì, usi una volta beh, sola. Sì. Loro ne tirano 5. I jet. Tu un po' di più. 10. Io ho fatto 16. 26. Tu passi in mezzo... E ricompaio da dove sono partito. Ai jet e Koji vede solo, a un certo punto, i jet iniziare ad esplodere. A raffica, uno dopo l'altro. E in quel momento, però, sentite l'ultima... Perché due? Sì. No, non c'era... tu ne hai fatte no, due, no. Una. Io ne ho fatto due. E tu? Io ne avevo messa una in più. E, sentite il metallo dell'ultima. Tu ne hai messi due, ne hai otto? Sì. Quindi 2-2 perché sei in pareggio inizi tu. Sì, okay. Vince la difesa. No, era per capire. Ti vince sempre il master. Sì, sì. La difesa. Sentite il metallo dell'ultima torcia essere colpito da qualcosa di molto rapido. E finalmente vedete anche voi quello che gli spettatori avevano visto all'inizio dell'episodio. È un robot kenoviano di ultimissima generazione, probabilmente è un prototipo costruito dai migliori scienziati kenoviani. Vedi che è super veloce, è molto difficile da vedere perché è nero nello spazio, riesce a confondersi molto facilmente con quello che gli sta intorno. E senti anche la voce di tua madre, che ovviamente anche se gli schermi sono spenti si sente lo stesso. No, ma perché ho solo abbassato, sì. È lei che sta pilotando questo robot. Quindi, compie un'azione. Non sta ancora usando un oggetto iconico, è all'esterno della base, il momento è propizio, è un parente di uno dei piloti. Ha la corazza. Minchia, 3 di corazza. Eh sì, e basta, per ora. E basta, 3 di corazza. Chi vuole fare qualche cosa per difendere l'ultima torcia? Io vedendo che sta mirando come un supersonico, come è stato lui, contro la base, io mi metto ancorato alla base e gli dicono, ora ti faccio vedere cosa sa fare la razza umana. E attivo il tornado supersonico per mandargli contro l'energia del robot per rallentarla. Ok. E fargli fallire il suo attacco. È un tornado che sfrutta l'energia del sole, quindi ha tutti i riflessi gialli. E ci metto tutto me stesso perché non deve attaccare la cazzo di base scientifica. Quindi compio un'azione. E sfrutto il mio hobby, no, sfrutto il tuo oggetto iconico, no, uso il mio archetipo, sfrutto la razza, difendo qualcun altro, in questo caso sì. La base, sono all'interno della base scientifica in teoria perché sono ancorato. Beh, tu eri nell'hangar ancora. Sì, io sono ancora nell'hangar. Sfrutto le caratteristiche del mio modulo, quindi sfrutto di nuovo la razza, no, urmi l'arma d'attivazione vocale. Dai alto. Non è male, però me ne tira troppi. 10, 20, 34. Però ricordati che tu puoi spendere. Cazzo sì. Io ho fatto 34. Non ti conviene perché gli abbassi. Ogni linea 3. Cinetica è 3. Sì, sì, lo Quanto so. Quanto hai fatto? 23. 4 te ne servono. 4. Vedi che viene rallentata e cancellerò uno di corazza. Anche perché il raffreddamento parte, cioè questo tornado che esce dall'hangar e che giustamente rallenta il robot super veloce. E cosa gli togli? Gli tolgo uno di corazza. Okay. Sbatte contro un paio di caccia che esplodono spostato dal tornado. Beh, chiaramente sì, anche perché il tornado poi prosegue molto oltre e vedi che distrugge degli altri caccia dietro in fondo. Ah sì. Perciò sta a te. Ah, giusto. E a quel punto la miro, prendo la mira con il mio cappello
Avevo preparato i missili dipendenti. Posso fare una domanda stupida? Fai una domanda stupida. Sì. Perché ne avete parlato anche prima quando lui ha scelto il cappello. Sì. Come prendi la mira con un cappello? Chiedilo a Gigan. Chiedilo a Gigan. Lo metto così di profilo, uso l'occhio a profilo per mirare. Ok, in quel senso lo usi, prende mira. Pensavo che prendessi il cappello e lo usassi. È un po' come il gesto scaramantico. Ah, okay, lo abbassi, l'abbassi, copri l'occhio per vedere la profondità. Esatto. Un po', okay. Ho dipinto i miei missili di giallo. Sono quelli speciali che escono, fanno ciu-ciu, che si vede che c'hanno scritto, tipo Koji con le pennellate gialle, malissimo chiaramente, e su un altro c'è scritto Ryusuka, the fat guy, per usare the fat guy. La razza umana trionferà, brutta troia, prenditi il missile infernale nel culo. Sono diversi dagli altri missili, sono cicciotti, e difatti sopra lui c'è scritto fat bomb e col suo disegno no the fat guy, the fat boy. Vai. Sfrutto la razza, caratteristiche del tuo modulo. Mi serve un altro dado perché difendo la base scientifica. Scientifica. Complimenti. Però è un 5. Io invece sto facendo di tutto. E dato che sto difendendo io, posso anche usare. È del tipo opposto al componente del pilota. Perché è del tipo opposto al componente? Perché è quello veloce. E quello armamentario invece è sempre quello lento. Sto già lento. È piazzato e pieno di armi. 12, aglio. 22, 25, 35. Aglio. Io ho fatto 28, 31, 34, 37. Coraggiosi, Sì, perché sennò poi tu fai 60 azioni per fare. No. Io le faccio lo stesso 60 azioni. Beh, sì, ma mi conviene togliere una. Lui ce n'ha ancora mi un conviene po'. Toglierti pull. Sì. No, ma difatti secondo me almeno le prime due volte non è male farlo. Perché non ne devi spendere 5. Poi ne hai 11 di cinetico. No, esatto, se ne hai 11 lo puoi pure fare. Ne ha fatte 11. Nuovo round? No, io ho ancora. No, nuovo round. Vabbè, sì, cioè, nuova scommessa. Nuova scommessa. Esatto, su una che è stato IPKE, motherfucker. Io ho puntato 2 0 e 0. Siamo due lamer. Io una ce ne ho. Se puntavo 1 non poi facevo più azioni. Poi vedete che viene scagliata di nuovo lontano. E in quel momento vedete che sfrutta il momentum del suo essere scagliato lontano per trasformarsi in una specie di jet robot. Wow. Che vedete scomparire tra gli altri caccia, per poi ricomparire solo all'ultimissimo davanti al perforatore di cieli. Ok. Per cercare di mandare a questo punto il perforatore di cieli roteando fuori dal campo di battaglia nello spazio. Tua madre sta forse comunque cercando di salvarti la vita mentre distrugge ciò che rimane della razza umana. Ma in questo momento non è il momento. Ma in questo momento non è il momento. Non è il momento. Non è il Posso urlare un'arma vocale? Sì. Manovra ultra rapida! E ricordandomi in questo momento, feci con mia madre che mi portava sul prato della verde sul passeggino della verde Kenobia. Subito dopo in quello stesso paesaggio c'è un flash alla Terminator quasi. Vedete lei in divisa militare e tutto il prato in fiamme, e poi un altro flash sulla terra, stesso simile prato verde, e io da grande penso non sono più un bambino e manovra ultra rapida. Quindi difesa, devo fare il pull normale, no? Sì. Quindi compio un'azione. Uso il mio colore iconico, ricordando la verde Kenobia. Il mio archetipo, cupo e riservato, perché non le ho risposto. Difendo qualcun altro, non sono all'interno della base scientifica. Sfrutto le caratteristiche del mio modulo. Urlo il nome e sto difendendo. Uno perché non rispondi alla mamma.
Lei invece sta usando anche il suo oggetto iconico, che è la trasformazione in jet. Ok. Ognuno c'ha il suo jet. Sì, dai, non è male. 12, 20, 26, 30. 25. No, non busto. Posso aiutarlo, vero? Puoi spendere le tue linee cinetiche per lui. Se tu spendi la tua, 31. Tu ce ne hai ancora tutte quelle? Eh sì. Vuoi abbassare? Io poi non faccio più azioni, però. Però questa di questo round la faccio. Perché quella di questo round? Okay, sì, cioè, allora è puntato. Dai. Quindi che cosa le fai effettivamente? Ti sposti e basta? Io no, io faccio la manovra ultra rapida e perché so che sicuramente lei è un ottimo pilota. Ha dei riflessi eccezionali. E quindi per un istante anche con la manovra ultra rapida riesce a seguirmi. E quindi mi sposto mentre si vede due dei jet che stanno ancora andando in rotazione per colpiti dal suo tornado, che mi passano come per colpirmi addosso, ma io mi metto esattamente in verticale, passano di fianco e poi mentre mi rigiro uno a rallentatore passa sotto e sbattono contro il suo modulo che stava cercando di inseguirmi per colpirmi. Ok, quello che hai visto in tutto questo è stato solo una scia verde e una scia rossastra delle luci del jet della e madre, due esplosioni. E due esplosioni. Io per dargli una mano sgassato sul tornado. Sì, sì, infatti ha preso il jet. L'ultima mano sgassato un po'. Sta a voi. Decidete voi chi, perché tanto tra di voi potete fare come volete. Lei riceve aiuto dall'astronave perché arrivano in caccia? No. No. No, anche perché ho già consumato il sono almeno in tre quando lui ha attaccato i jet all'inizio. Allora faccio una nuova carica di missili e faccio per colpirla. Si vede che non ti è bastato quello che c'è della razza umana. Adesso arrivano gli altri panini. E gli lancio altri due missili. Color senape questi. Una scimmia non potrà mai schiacciare un nobile kenoviano. Ah, staremo a vedere. Tu non hai idea di quanto sono testardo. 10, 15, 18, 19, 22, 28. Di più. Quanto di più? 33. 28, 31, 34. 36. 37. Non ne ho più. Finalmente! E vedi che evita tutti i tuoi missili che distruggono dei caccia dietro. Vabbè! Di cui tanto a lei non interessa assolutamente nulla. Ma lei li ha evitati tutti dal primo all'ultimo e sta però a Kazuki. Lei vedi che sta volando dritta verso l'ultima torcia, sì. E verso... Kazuki, ricordando l'addestramento kenoviano, dove bisogna pensare principalmente alla salvaguardia del materiale kenoviano e del proprio talento individuale, vedendo questo uno contro uno che si sta svolgendo in un'esplosione di colore verde che attiva il salto iperluce per fare 300 metri. Esatto. Il salto iperluce per fare 300 metri compare immediatamente dietro il modulo di Koji e compie un'azione. Usando il salto iperluce sfrutta il suo hobby, usa il colore. Ha ricordato l'addestramento kenoviano e lui sta facendo il contrario. Quindi la razza difende qualcun altro. Adesso sono all'interno della base scientifica. Sfrutto le caratteristiche del modulo. Sto difendendo la base scientifica e mentre sono dietro, madre, quello che ti hanno insegnato è sbagliato. Nessuno può farcela da solo. È molto meglio quando si ha qualcuno di cui fidarsi. Dai! E cerco di fare l'agganciamento. Grande. Con il modulo. E non c'è bisogno di non devo tirare l'agganciamento. Non me lo ricordavo. Automatico. No, aspetta, non me lo ricordavo, ma non volevo lanciare subito che stavo per fare l'agganciamento e quindi mi sono fatto il pugno.
Quindi ti vuoi unire adesso o no? Adesso, sì, sì. Ah, perché se ti unisci adesso, tiri anche dei dadi in più. Tiro un dado perché posso fare anche una mossa oltre all'agganciamento. Non è la mia azione fare l'agganciamento. No, l'agganciamento è l'agganciamento. Qualsiasi momento parte, l'agganciamento. Puoi anche smontarti in qualunque momento. Ah, okay. Ok. E riagganciarti nella stessa scena? Vabbè, è uguale a prima con un dado in più perché c'è un pilota in più. Che ho usato tutto. Tra l'altro, mentre... Allora, mentre siete insieme, tu hai un dado in più perché l'unione fa la forza. E in più potete fare l'open gattai, cioè se fallite un tiro vi smontate subito una sola volta per combattimento e non perdete ma nessuno prende change danni. Facciamo adesso? Beh, aspetta, no, se ci se siamo uniti o no. Ah, posso deciderlo dopo? Sì. In qualunque momento uno di voi due debba subire dei danni, non può voglia subire lo danni, sganciamento per evitare i danni. Esatto. Ah, figo, ok. Dai! E allora la mossa che gli uso quando mi sono agganciato è Ira di Kazuki. Potresti farmi seriamente male. Vedi che è servito diminuirti il pool. Eri stato rischioso, lo so, ma 32? Ma hai superato di parecchio. Non conviene nemmeno che io provi a usare qualcosa. E praticamente l'Ira di Kazuki è quando si forma il modulo, lui era ancora agganciato sulla base sotto e le braccia partono come a doppio maglio, e lo riscaglia. Sì, perché la mano indietro. Destra è un maglio. Esatto, esatto. Mentre diventa una mano perché è metallo. Cioè è perché maglio, è metallo. Nel momento in cui colpisce torna una mano. È metallo liquido. Metallo liquido. E spedite roteando tua madre nello spazio. E ovviamente rimaniamo dentro. Vabbè, ormai montati saremo all'esterno. Sì. Pff, facciamo il saltino fuori e ci mettiamo a difesa tipo davanti alla base, che ovviamente il robot è molto più piccolo della base, ma dalla prospettiva che l'inquadratura ha in questo momento sembra più grande. Io ho un'azione. E noi lo zero l'abbiamo già giocato. Quindi possiamo difenderci in caso? Certo. Ah, okay. Difendersi, sì. Difendervi, potete difendervi finché avete dadi da tirare. Anche tu sei a zero? Sì, glielo ho fatti consumare tutti. Lei vedete che si ferma un po' più lontano e smette di roteare. Fa impossibile! Il tezzuto che dovrebbe essere dei kenoviani! Voi umani con le vostre mani lo state solo lordando! Lui tornerà a essere nostro! Questo è l'ultimo affronto che pagate ai kenoviani! E in questo momento parte in una mossa che assomiglia molto al tuo sfondamento dei cieli. E comunque mi ero dimenticato prima che avevo un dado in più, ma tanto ho vinto lo stesso. Avevo un dado in più perché incredibilmente ci avevo pensato per 20 minuti e ero riuscito a mettere in gioco anche il fatto che sono adulto. È vero. E non l'ho usato, cazzo, non lo potrò mai più usare. Vabbè. Peccato. Lei sta andando dritta verso la base per affossare l'umanità. Beh, ci siamo noi davanti che cerchiamo di fermarla. Se non può sconfiggere Tetsuto Gun, distruggerà direttamente quel che resta della razza umana. Quindi come difendiamo? Difendi tu. Mi sembri più difensivo, io ho appena attaccato. Io difendo piazzandomi davanti a lei e attivando il tornado supersonico. E ti gli faccio... Voi non sapete... Aspetta, metto una frase. Dagli tempo di creare epicità. Voi non sapete quanto la razza umana e quanto questi uomini cresciuti nel fango che voi avete creato difenderanno da adulti la futura generazione di umani che crescerà e vi schiaccerà come mosche. Oh. Tornado supersonico! Hai visto che si può mettere in campo tutto? Dai. È la sagra del giustificare qualsiasi cosa proprio. Beh, non c'è il giallo però. Ed escono delle fiamme gialle. Ma potevi dire che dietro a Venere si intravedeva il sole e con le sue fiamme gialle. E succhiavo le fiamme del... No, è metallo. Dai, risucchiamo, via. Hai detto non risucchiava, ma succhiava le fiamme. Quindi è va bene, uso le caratteristiche urlante. Nodo, sfrutto la mia razza, urlo in orma di una razza, sto difendendo la base scientifica, c'è un altro pilota. E guarda che hai fatto anche l'adulto, Sì, messo. Qua. 7 10, 23.
mi sa che mi batti. 28. Anche se spendo quel punto non serve a nulla. Ricordatevi che se almeno non c- vostri ho guardato, ci sono solo i due di 6. Vedi, forse vi conviene tirare meno dadi. E se fate subito 6. Lo so. Più epico sono solo le 11. È più epico smontare la pezza. C'è ancora mezz'ora. E lei allora usa la sua ultima azione per volare in mezzo ai caccia, far perdere di nuovo le sue tracce e cercare di attaccare la base da sotto. Questa volta io. Vai. Che lui sta ancora, mentre lui sta ancora muovendosi e schiacciando bottoni per attivare la mossa che ha fatto, io tranquillo, è già stato parecchio tempo, tutta la sua età adulta è stata passata a comando di un caccia, ma non voglio usare adulto. E guardando quello che sta per accadere, non è questo il giorno. Manovra ultra rapida! E sparisce, quasi lasciando quasi l'immagine residua, compare dove lei sta cercando di bloccare e cerca di afferrarla per impedirle di andare contro la nave. Ok. E allora lei può usare il suo oggetto iconico. Sì, e in realtà farò. Allora, c'è un altro pilota, compio un'azione, urlo il nome dell'arma e in questo caso e basta, dai, faccio e uso l'adulto perché almeno sono solo 4 dadi. Come sono solo 4 dadi? 4. Lui spera nel 6-6. Me ne bastano 2. Sì. Pelo. Quasi. 12, 16. 22, vabbè. 23. Vedi che all'ultimo il jet di tua madre si ritrasforma in... Non c'è lo scegli l'età, fa sempre parte dell'archetipo? Sì, fa sempre parte dell'archetipo. Si ritrasforma e blocca le braccia del Tetsutogan e senti che fa un po' fatica, ma riesce a bloccarlo per un attimo. Si vedono ovviamente scintille, perché ovviamente anche qua c'è il pain feedback. Chiaro, attivato ovvio. Al massimo. Anche perché voi lo state guidando, sì. Muovendovi, quindi ogni volta che venite presi sentite... Madre, questo dolore è niente. Ah, a parte riguarda no, quello che i Kenoviani hanno portato a tutte le razze di questo universo. Smettetela! Che ci stacchiamo. E si ritirano le linee cinetiche, perché le abbiamo finite tutte. Allora, lo senti solo te il dolore, perché io sono le gambe. No, solo io. Sì, sì. No, l'hai sentito lo stesso anche tu, sì. Mi dispiace. Oh, 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 12. Si attiva l'arma? No. 3, 6 e 1, 7. Comunque, per rispondere a una precedente domanda di Luca che ci sta ascoltando, sì, sono i dadi di Dragon Age e infatti a me stanno portando sfiga. Beh, perché a me... Ma a me direi di no. Ho fatto, nel tiro che ho fallito, ho fatto tipo 6, 5, 5, 4. Ah, mi ero dimenticato, stai difendendo la base scientifica, non cambiava niente. No, ho vinto di tanto. Sì, poi lì avevi fatto il tiro per attivare l'arma, no? No, per... ma se riuscivo a farne altri due, devo fare 2-6. Ma l'arma si può attaccare anche in attivare anche in difesa? In qualunque momento, durante un tiro, voi facciate almeno... Solo che se perdi, perdi un dado. Sì. Bene, si scommette? Si scommette. Oddio, sono tantissime da tenere in mano. Una volta partite prima voi. Prego. Prego o io? Prima io? Come vuoi? Vuoi. Vabbè. Che ho, che le pago il caffè? Uno vada lei, vada la io. L'altro. Vai se vuoi, vai. Se hai in mente cosa fare, vai pure. Beh, in realtà sì, perché siamo appena separati. Ah, ci siamo separati. No, c'era agganciati a lei, stavamo facendo la sera classica prova di forza. Per spingere indietro, spingere avanti, siamo riusciti a respingerla indietro, ma ci sono state scariche elettriche, ci abbiamo subito dei danni. Il Tetsutogan è ancora montato. Madre, arrenditi! Gli umani sono meglio di quello che credi. Gli umani non vedono tutto piatto, gli umani aspirano al cielo. E come questa trivella, no? Prende il ciondolo. Aspirano al cielo e continueranno a salire.
perché i kenoviani non possono vincere, tutto sarà distrutto. Le dà un pugno non tanto forte sullo stomaco, ovviamente, del robot. E poi, urlando sfondamento dei cieli, inizia a girare su se stesso per cercare di colpirla. Quindi, compie un'azione, razza. Difendo la base scientifica. Urlata. E basta, mi sa. È pilota. Sì, sono lì. 5 contro 5. Eh sì. 10, 20. 20. 12. Vedi che lei altrettanto veloce. Aspetta, vuoi spendere linee cinetiche? Aspetta, c'è un dado in più perché ho usato l'oggetto iconico. Vai. Tanto... No. Vuoi spendere linee cinetiche? No. Ok. Vedi che lei si trasforma velocemente, quasi quanto riesce a trasformare. E gira in senso opposto. Esatto, e inizia a girare in senso opposto, bilanciando la tua rotazione in maniera perfetta, come solo un altro pilota kenoviano sarebbe in grado di fare. Koji. Io prendo il maglio. Io tolto, mi sto difendendo la base scientifica, perché per me ormai non è più per la base scientifica, okay. È per la razza umana. Va bene, la razza umana non morirà. Siccome sta avvitando e il maglio ha una catena, io le lancio il maglio che nel mentre ci si avvita intorno, poi risgancio il maglio tirandolo di forza per farla avvitare al contrario e farla briacare. Ok. E la cosa la trovo molto divertente. Giustamente. Cosa che solo un adulto spensierato come me può pensare. Ok. Quindi armamentario. Compie un'azione. Questo è stato un voto di stallo. Una linea cinetica, zero. Lo faccio per difendere lui, perché sto vedendo che sono in un punto di stallo. No, lui non conta. Lui non conta? Ok. Niente. Perché siete già nello stesso robot. Se foste separati conterebbe. Sì. Ah, ok. Urli in nome di un'arma a attivazione vocale, quindi ora attivo. No, non l'ho urlato. Fallo adesso. Ok. Vai, maglio perforante! E c'è l'altro. L'importante video. È che lo urli, non importa in che momento della... quasi. Per me. Quasi. Un mica un brutto tiro. 10... 19... 23. Pari. Vince il master. In quel caso. Stugaz. Sacrifico l'ultimo, il momento è propizio. Perché nel frattempo immagino che la Blue Noah, cioè l'ultima torcia, stia sparando ai caccia. Beh, chiaramente sì, fuori c'è una miriade di c'è esplosioni. Ryu su una delle torrette dell'astronave. No, Ryu ha preso uno dei pochi caccia rimasti e sta volando in mezzo agli altri. Forte. E muore. No. No, cioè, non può morire il mio nemico. No, morirà soltanto per sacrificarsi e salvare uno di voi nel caso. Giusto. Scommessa nuova? No, no, tu. Tocca a lei. Che a questo punto si ferma e fa... Figlio mio, se continui su questa strada, io potrei essere... annichilita, ma l'esercito kenoviano non perdonerà mai la mia morte. Torna indietro ora che sei ancora in tempo! E parte all'attacco delle gambe del Tetsutogan per darti un'ultima possibilità di sopravvivere. Ma cerco di difendere io, perché... però... Madre, sai bene come mi hai addestrato. Sai bene che certe cose del mio essere kenoviano non potranno mai cambiare. E per... E cazzo, come si dice? Non devi dire. E per vostra sfortuna, la parte che non può cambiare sarà che non dovranno perdonare solo la tua morte, ma ci saranno molte cose da perdonare dopo che questa battaglia sarà finita. Compio un'azione. Cerco di... No, vabbè, faccio compio un'azione, sfrutto la mia razza, difendo qualcun altro in questo caso, perché sto cercando di difendere le gambe.
No, no, come avevi detto prima, dovreste sganciarci. Quindi allora, scusa, un'azione. Sganciamoci. No, se subisco danni al massimo si sganciamo. Sfrutto la razza di, difendendo la base scientifica, non urlo il nome dell'attivazione. Caratteristiche del mio modulo no, però c'è un altro pilota. Fumble. Non conta niente in questo no, gioco. Però ma, se... ma 4 uni sì. Bravo. Dimmi tu cosa ti fa. Perché ti sei cancellato. Sfrutti la tua razza. Dimmi tu cosa mi risponderà. Ti dice: ah, sì, ci saranno molte cose da perdonare. Ad esempio il fatto che il mio unico figlio abbia preferito stare con una razza così sottosviluppata come quella degli umani, rinnegando il suo stesso sangue. Tu pensi davvero che tutto questo verrà dimenticato? Tetsutogan è un'arma sacra per i kenoviani. Sarà lui stesso a ripudiare voi e le vostre inutili e luride scelte! E mentre succede questo, io allora, perché visto che hai scelto solo... tu questa frase, io mi tolgo lo sfrutti la mia razza perché mi sgancio. Facciamo lo sganciamento e quindi non riesce a colpire la parte sotto dove sono le gambe. Quindi faccio lo sganciamento con le linee cinetiche che mi passano davanti anche dentro la cabina di pilotaggio. Io le urlo indietro. Madre, quello è un nome umano! Voi non avete mai dato nome a niente! Voi siete un popolo sterile! Siete un popolo frigido! Ok. Nuova puntata di... di Line. Line. Non nuova puntata di Robotton. CCV. Due. Cacchio! Vabbè, meglio. Ne volevo puntare due, però avrei perso. Quindi. Avresti comunque perso. Pensavo di averne preso due. Ti sarà rimasta appiccicata alla mano dall'altra parte. Quindi inizia lei. Ma. E quindi, infatti, inizia lei che compie un'azione. Gli sei incastrato il servomeccanismo. All'esterno della base scientifica, e sto finendo i dadi. È il parente di uno dei piloti. Da tre partite a questo gioco non sono mai riuscito a tirare l'arma. Comunque ti ammazzo così per un dato. Nelle... Puoi non usarlo. No. Nelle demo invece è successo che usassero l'arma finale. Sì, lo so, me l'hai detto. E niente, lei non riesce a fare più di tanto, ma vedete che dalla schiena del robot sfodera quella che sembra una spada... con il filo elettrificato pieno di energia. Sì. E in una posa quasi da ninja vola velocissima verso la ultima torcia. Prego. Difendi tu. Io che sono di nuovamente sganciato, ancora i miei piedi sopra la base scientifica. E quando la vedo per caricare il colpo io faccio: ah, vedo che ancora non hai capito come funziona. E prendendo lo scarico dei propulsori della nave li risucchio nel tornado supersonico e glieli sparo in faccia come un tornado infuocato di giallo. Quindi compio un'azione giallo, ti sgomito il testardo. Questi dadi sono molto belli esteticamente, ma avrebbero bisogno di molto spazio per essere lanciati. Per rotolare di più? Bene, sì. Se all'interno della base scientifica. No, vabbè. Stai difendendo. Comunque io ho fatto 4-1, non puoi parlare. Vado di tornado supersonico. No! Hai vinto. Ma non hai fatto. No! Cazzo, un altro 6. Dovessi mettere come regola opzionale che uno tipo può spendere due linee cinetiche per ritirare un dado invece che aggiungere più tre. Si può fare. Così uno ci prova e bara. Facciamo Anzi, subito. Anzi, facciamolo oh, subito. Ah, sì? Cazzo, sì, scusa. Playtesting live. No. Ne vuoi Se spendere altre due? Ecco perché. No, basta.
Anche perché rischi di abbassare il punteggio. Eh sì, ti abbassi il punteggio. Non so quanto hai fatto, 28 io. Io ho fatto 21, non sto nemmeno a spendere niente, ho già cancellato. Che è del tipo opposto al componente del pilota, cioè sì, perché... non posso più avere il bonus contro. Armamentari gli ha fatto il culo troppe volte. Vado? Vai. Vedi madre, anche se separati gli umani continuano a difendere ciò che gli è caro. Per questo non importa che io sia un kenoviano, non importa che io sia stato addestrato, non importa niente di tutto questo. Quello che importa solo è che io mi fido del mio compagno. Compio un'azione e ho un copilota, basta, non faccio altro. È giusto, è giustissimo. Rinnego il mio essere che noi anche noi. Spendo due linee cinetiche per ritirarne uno. Sì, perché ti basta. Spendo altre due. Spendo altre due. Hai trovato il modo di bruciare le linee. Esatto. Cioè, sei riuscito a fare 4-1, che è una possibilità su 2096, 1296, e non sei riuscito a fare 1 su 6, cazzo. E quindi tolgo per forza, c'è un altro pilota. E lei invece ti dice... Però aspetta, io proteggo lui da un colpo che gli stava arrivando, mettendomi proprio in mezzo, e il jet quasi si... Si incrina. Si incrina. E lei ti dice... Ricorda però queste mie parole, figlio. Tu non sei nemmeno un umano e quando tutto questo sarà finito, gli umani si ricorderanno che tu fai parte del popolo che li ha attaccati. Pensi che saranno gentili con te? Pensi che ti acclameranno come uno dei loro eroi? No, sarai solo l'ultima della spazzatura che verrà buttata. E si riallontana con il jet. E tu credi che io sarò qui sulla Terra una volta che abbiamo sconfitti? No, inseguirò ogni kenoviano che ha intenzioni ostili contro i terrestri e lo caccerò come caccerò te oggi. Sto cazzo è un cupo riservato. Infatti l'ho tolto. È più cupo. Non lo sono più, l'ho perso durante la battaglia. PS, lo sai che hai ritirato intanto tutte le volte ma non eravamo uniti? Cosa? Non eravamo uniti, quindi non potevo partire la mossa. Vabbè, sì, mi sareste potuto fare la battaglia. Giusto, aspetta però, non eravamo uniti, quindi invece di usare quella col pilota avevo usato difendo qualcun altro. Sì, Vabbè, però questo qua non potevo perché non eravamo nel robot. In ma teoria. Vi sareste comunque potuti unire quando volevate. Okay, quindi... Io a sto punto risfrutto il tornado per lanciargli tutti i detriti che ci sono ormai in questo spazio, perché con tutte le navi che sono esplose per fare il tornado di rottami. Tornado di rottami! Un po' la King Wizard, di cui uno dei pezzi era fatto da quello che rimaneva degli altri componenti. E qui faccio come lui. Compio un'azione tornado supersonico, dai, facciamo uscire la mossa. Adesso così perdiamo. Gattai! No, dovete urlare però il nome della mossa finale tutti e due, se no non funziona. Prima è Gattai. No, perché qua mi immagino, scusa, che io ti ho preso il coso, tu hai visto ovviamente nello schermo, c'è solo il mio volto con le scariche elettriche e io faccio... Io ho lanciato il tornado per liberarti dalle scariche. È il momento! Filo distinto la schiave. La schiave? La schiave. Dove? La schiavo da qualche parte. Era davanti ai miei occhi tutto questo tempo. Sì. Dai! Dai! Tornado dei cieli! Tornado dei cieli! Mentre giriamo si vede l'energia che fa 100%. Rigiriamo ancora di più che non si potrebbe... Lui che fa... Arriva a 300 e si spacca la console. Ovviamente. Mentre arriva al 500%. Vai, descrivi il tornado dei cieli. È un insieme di spazio, metallo, che cominciano a turbinare e creano più rottami nel mentre distruggono tutte le cose che ci sono intorno, disseminando morte e distruzione davanti a tutti i nostri nemici. Non solo, è talmente grosso, perché questa ormai è una mossa dei robottoni anni 90, non è più anni 80. Che la gravità di un pianeta intero prende possesso dei rottami e cominciano a turbinare. Quello è che è il robot, non siamo ancora arrivati a quel livello. Però vedi che il tornado è talmente grosso che tutti i jet che rimanevano vengono comunque presi e tirati all'interno
del vortice che va a schiantarsi contro la superficie di Venere, investendo anche l'incrociatore stellare che era in mezzo alla flotta di caccia. Tra l'altro, scusa, il tornado è partito con lui che ha fatto il tornado, in quel momento io ho fatto l'agganciamento e mentre ancora mi stavo formando nella parte superiore del robot ha assunto questa forma semisferica e quindi il tornado si è deflesso sulla superficie, è ingigantito, è partito dall'altra parte. Assolutamente. E quindi quando finisce siamo uniti. E quando finisce vedete solo tutto quello che rimaneva della flotta esplodere un po' alla volta in piccole esplosioni. L'incrociatore stellare esplode in una bella palla di fuoco e vedete il tornado che, colpendo la superficie di Venere, fa un'ultima gigantesca esplosione verde. Dopo qualche secondo quella che ha colpito la superficie, e sulla luce si vede il robot. E in controluce si vede il robot fermo nello spazio. Continua. Addio, madre. E quello che avete ascoltato era Gattai. E siete riusciti a usare la mossa finale. Grande Simo. Io avevo speso tutto, mi stavo tenendo tutto per provare. È stato bello. Rilancio. Ne ho spese 6. E non ce l'hai fatta lo stesso. Appunto. Sembrava la vignetta del nostro grandissimo disegnatore. Ora non mi ricordo. Daniele Giberti. Di quando ho fatto al camper con le carte del ancora. È un caso che fosse sempre Roberto? Non credo. No, non credo proprio. Allora, quello che avete ascoltato era Gattai. Gattai è il gioco di robottoni giapponesi componibili anni 70, ma anche 80 e 90, a seconda di quanto tamari volete andare. Io sono andato su Gurren Lagann, che è forse più 2000. Sì, è del 2006, mi pare. Comunque, lo trovate su fumblegdr.it insieme anche a Mobile Suit Poets, che è il gioco da 200 parole del nostro Jacopo Colò. Yes. Sono entrambi gratis, ma Gattai uscirà in versione deluxe a Lucca, con delle nuove illustrazioni, delle parti aggiunte, degli esempi di gioco e un sacco di altra roba. Chi chiedeva prima delle magliette, spero di riuscire a fare anche qualche gadget di Gattai. Non assicuro nulla, lo scoprirete seguendo la pagina Facebook di Fumble GDR o venendo direttamente a Lucca quando sarà il caso. Inizio anche a dirvi che il 22 settembre, so che c'è tempo, però inizio a dirvelo adesso perché poi ci sono le vacanze di mezzo. Qua a Milano c'è di nuovo il compleanno dei Dice Games Italia. E quindi ci troverete di nuovo alla solita UESM a far provare Gattai e Clotos. Se volete venire a giocare a Gattai, perché all'UESM è molto bello, perché qui un minimo ci siamo limitati, anche perché Claudio vive e c'ha dei vicini, quindi un minimo ci siamo limitati, ma la UESM ero passato a vedere, c'era gente che giocava a Gattai e c'era Giovanni, se non sbaglio. C'era Giovanni. E che stava strillando come un ossesso e ogni volta che usavano una mossa metà della UESM si girava, però alcuni incuriositi, quindi... Devo dire che ha avuto un grandissimo successo Gattai. E spero che sia piaciuto anche a chi ha ascoltato. Potete giocarci, farci sapere che ci avete giocato, noi saremo molto contenti. Se avete dei figli, fategli disegnare il vostro robottone. Qualcuno l'ha fatto e io sono stato molto contento di ricevere i disegni, quindi fatelo. Andate su fumblegdr.it dove trovate tutte le puntate di questo podcast, di SideQuest, che è il nostro spin-off, di Epoca, che è il nostro figlioccio, e di Com'è quel gioco, che è il podcast in cui giochiamo ai giochi da tavolo e vi diciamo com'è quel gioco. In più ci trovate anche le vignette di Daniele Giberti, come dicevamo poco fa. Grande Daniele. Se siete dei ricconi, potete anche diventare soci o fare una donazione a Fumble e in cambio riceverete anche l'accesso alla Fumble Board, in cui trovate anche queste canzoni che ho spento, quindi non si sente nulla. Però quella della sigla era molto bella, è la prima volta che la sentivo. Trovate la sigla anni 70 di Gattai e la sigla in stile Gurren Lagann di Gattai. Domanda da rompicoglioni: quando hai detto che era la cosa della UISM a settembre? 22 settembre. Tu l'hai visto Gurren Lagann? Ora ci sono. Tu l'hai visto Gurren Lagann? No. Te lo devo passare tutto. O meno che non me l'hai messo nell'hard disk, è una delle cose che mi devo mettere no in perché pari. Ce l'ho no, su te lo devo passare tutto, devi prendere in pari immediatamente perché poi ti godrai molto di più Gattai. Anche perché puoi farlo, sì, esatto. E considera che si arriva, è il livello, credo, poi tu magari lo sai meglio, non l'hanno ancora battuto o se lo fanno è il livello
dove le battaglie tra robot sono al livello più grosso nella storia dei robot. Però arriva a un certo punto che si lanciano le galassie. Ah, quello delle galassie. E quando due galassie si scontrano, nascono tante piccole nascono galassie. Dall'esplosione tante altre piccole galassie. È giusto. Nulla si crea, nulla ed si è, ed è uno dei pochi cartoni tra tutti, anche non solo di robottoni, anche tra Dragon Ball, per dire, dove il nome di un attacco è letterale. Quando dice, quando fa il Big Bang Attack, è una galassia. È letterale, è veramente, gli lancia il Big Bang addosso. Tra l'altro, nota di colore, solo altri due robot sono arrivati parecchio grossi, ma neanche così vicino, e uno era l'ultima versione del Gunbuster, sempre della Gainax, quindi hanno un doppio primato. Gurren Lagann, andatelo a vedere. Se l'avete visto, sono quelli che hanno fatto Kill la Kill. È su Netflix ed è bellissimo. Ed è uno dei migliori. È uno dei migliori cartoni di robot degli ultimi anni. Se avete altri 5 euro che vi avanzano al mese, potete anche non darli a noi, farvi un abbonamento a Crunchyroll e vedere un sacco di altri cartoni di robot. E un piccolo dettaglio che capiranno pochissimi, ma se qualcuno di voi sta seguendo Critical Role, c'è un personaggio in Gurren Lagann, Kamina, che è esattamente come l'ultimo personaggio che c'è stato di Taliesin in Critical Role, quindi lo apprezzerete molto di più anche il suo personaggio dopo che avete visto Gurren Lagann. Per tutto il resto ci trovate su fumblegdr.it, su qwerty.it, potete scriverci sulla pagina Facebook, su Twitter o su qualunque altra cosa e in qualche modo risponderemo. Yes. Che altro dire? Che la luce, che l'energia solare sia con voi. No, c'è in realtà un altro paio di cose importanti che possiamo dire. Settimana prossima non andremo in diretta, ma la prossima e la settimana seguente ci sarà una doppia puntata speciale di crossover con SideQuest e giocheremo a Spire, che è un gioco di Grant Howitt molto molto bello, fantasy punk, per cui vi invito ad ascoltarlo perché è molto particolare come gioco. E che c'è tornato il pustorino e c'è anche Fabio. Ci sono Fabio e Claudio di SideQuest. Claudio è di SideQuest? È di Fumble? Claudio è di tutte ex Fumble New SideQuest. Esatto. E andate ad ascoltare SideQuest perché non ci sto giocando anch'io. Ha creato una nuova famiglia. Esatto. Andate ad ascoltare SideQuest perché ci sto giocando anch'io. E non solo per quello, ma anche per quello. Quanti trasbordi. Sì, l'estate è un po' quel momento in cui si fa un po' tutto. A settimana prossima. Sono riuscito a giocare a Gattai. E siete riusciti a giocare a Gattai. E a fare la mossa finale. Senza neanche usare la nuova regola. Senza neanche usare la nuova regola che ho fatto apposta per voi. Simone, spegni il microfono e mettiamo la musica di Gurren Gattai. Buonanotte! Buonanotte, ragazzi! Gattai! Fresh to death, we get it poppin' cause we fresh to death. Half a meal on this grill and I'm all in, yes. Let the skills pay the bills. I'm out for mini skirts, big checks and cheap thrills. You in this game, trying to keep up. I'm in this Lambo, player, I'm smoked up. Money long now, harder to fold now. Horain and Preordain, I'm calling shots now. So I close my eyes, work and stay on. It's a must, I go from dusk till dawn. So I close my eyes, work and stay on. It's a must, I go from dusk till dawn. I'm a hustler by nature, it's in my blood. Steady chasing this paper and rolling dubs. So my money never out of sight. And I'm all swagged up with the red and green stripes.